Ok, ricominciamo nel frattempo, se mi sono venute dubbi, domande o curiosità su quello che abbiamo detto finora, sono sempre qua. Comunque ripeto, interrompetemi quando come volete. Prima qualcuno mi aveva chiesto se 5.000 euro bastavano per andare a Edimburgo e ovviamente la risposta è no. Chiaramente c'è stata anche un po' una produzione interna, cioè abbiamo messo dei soldi noi in qualche modo, sicuramente li abbiamo anticipati, quantomeno per come funziona il Fringe, per un attimo lo vedremo. I soldi che tu incassi ti arrivano a novembre, ottobre-novembre, li incassi ad agosto ma ti arrivano a ottobre-novembre, quindi c'è quella fase in cui ti mancano quei 1.000 euro lì e quindi sicuramente li abbiamo anticipati, anche perché insomma c'erano delle cose da pagare. Per esempio, con produzione interna intendo tutti i costi che noi abbiamo dovuto coprire per riuscire a realizzare questo spettacolo. Come compagnia, questa, così come il musical improvvisato che stiamo facendo in questi giorni, sono produzioni interne, cioè chi lavora con noi ovviamente non, cioè, ovviamente manco tanto, e molto spesso gli attori pagano le sale, si aiutano a coprire le sale, no, chi lavora con noi gli attori non copre nulla, non paga nulla, e i Bugiardini, cioè la nostra compagnia, paga, copre, anticipa, produce lo spettacolo. Dove sarebbe bello dire che Bugiardini, questa istituzione, produce lo spettacolo, in realtà siamo noi 5-6 che cacciamo i soldi dal nostro portafoglio, copriamo le sale, paghiamo, e quindi avendo fatto un'infinità di prove, noi il mese di luglio siamo stati in prova, non siamo stati in prova 4 giorni su 31, dalla mattina alla sera fondamentalmente, perché lo spettacolo aveva molto lavoro da fare, tutte quelle sale le abbiamo coperte noi. Ovviamente il progetto grafico, che è una roba che al Fringe è più o meno fondamentale e che quindi va molto curato, c'è chiaramente un esperto in grafica, insomma, che ci ha fatto quel lavoro lì, che voi vedete che erano i flyer e la locandina che noi davamo a Edimburgo, e, stile cinema muto fondamentalmente, con il logo dello spettacolo davanti e dietro tutte le informazioni. Questo magari lo vedremo meglio quando parteciperemo, quando vi parlerò proprio del Fringe. E in più avevamo realizzato questi baffi, che sono il logo dello spettacolo in cartone con i dati dello spettacolo, che sono andati a Ruba, a Edimburgo, e stavano tutti con questi baffi, anche dal punto di vista del marketing è stata una bella trovata, perché tutti si facevano le foto con queste cose. Avevamo avuto la fortuna, secondo me una congiunzione astrale, che il logo del Fringe erano i baffi, per cui molti scambiavano questa cosa per il nostro logo, trovavano lo spettacolo e venivano a vedere il nostro show. E il supporto web, il sito web, in realtà, come vi dicevo all'inizio, la fortuna è che io sono laureato in informatica, quindi abbiamo pagato solo la tecnica e non la manodopera, nel senso che poi la manodopera l'ho potuta fare tutta io, e se ci riesco... Per ora c'è il buio, ok, siamo riusciti a creare silentimpro.com. Il sito è completamente in inglese, perché chiaramente ci rivolgevamo all'estero e al Fringe, e tra parentesi anche i traduttori abbiamo dovuto in qualche modo coinvolgere e ricompensare, perché noi con l'inglese scritto ce la caviamo, ma scriviamo un sacco di stupidaggini, spesso errori, dettagli, eccetera, e quindi questo è il nostro sito. Con l'idea, la compagnia, un viaggio, un diario di bordo che raccontava la nostra esperienza al Fringe, e qui ormai, penso quest'anno, tra poco lo chiuderemo, ma ancora lo teniamo per ricordo, la sezione del sito dedicata al crowdfunding, dove ognuno si poteva rivedere quello che aveva fatto. E oltre al sito, un'altra cosa che abbiamo dovuto pagare, mi sa che non faccio... La rete è lenta, non riesco a farvela vedere da qui, quindi andiamo in locale. L'altra cosa che abbiamo dovuto pagare è il fotografo, perché nel progetto grafico noi abbiamo creato le nostre foto in uno studio, tutte anticate, tutte in costume, tutte autografate, trattandoci come attori tipici degli anni 20, e quindi anche questa parte, insomma, ce la siamo dovuta in qualche modo, tra il pagare e l'autoprodurre. Sembra una lapide, lo so, zio Peppino, però insomma è andata così. E quindi insomma tutte queste spese vive
che noi abbiamo dovuto, eccole qua, arrivate in tempo, che noi abbiamo dovuto sostenere, le abbiamo dovute anticipare con quella appunto che si chiamava produzione interna. Ok, ottenuti questi 10-12 mila euro che ci servivano, siamo riusciti ad andare al... No, scusate, se mi fa ripartire da capo ci mettiamo la vita. Presenta il video. Ah, ok, siamo dovuti andare al Fringe Festival di Edimburgo, di cui parla anche questo incontro che facciamo e del quale rapidamente vi racconto un pochino più nel dettaglio. Come potete facilmente intuire dal nome, si svolge a Edimburgo, ridente città della Scozia, l'unica città dove la pioggia non è una componente atmosferica ma un'ora del giorno, nel senso che alle pioggia meno un quarto, cioè piove alle 5, in punto alle 5 piove tutti i giorni, e oltre credo 3 o 4 milioni di spettatori l'anno, tutte l'estate, 20.000 show, 6.000 teatri in tutto il mondo, tutta la città diventa teatro, il più grande festival d'arte d'Europa. E se non ci siete mai stati e riuscite ad andare, ci sono anche dei low cost che riescono ad arrivare, il volo non è un problema, il problema ovviamente economicamente è starci. Allora, come funziona rapidamente il Fringe per tutti coloro che volessero partecipare? Intanto non è uno spettacolo, non ha selezione, è uno spettacolo che vai, ti iscrivi e lo fai. Questo lo capite da soli, vuol dire che ci sono un sacco di spettacoli belli, ma anche un'infinità di monnezza, cioè gente che va e che magari mangia un uovo sodo per un quarto d'ora e ha fatto lo spettacolo, che poi magari sarà anche una performance d'arte bellissima, sarà così apprezzata dai più, però insomma in questi 60.000 spettacoli uno deve anche individuare quello che più ti piace. Questo comporta che in tutte le ore del giorno, per tutti i 25 giorni di festival, in questa via e nelle altre vie laterali c'è la guerra ai volantini, cioè vedete tutti gli attori di tutte le compagnie che camminano per la via e che ti danno dei volantini del tuo spettacolo, e tu se fai una vasca finisci il viaggio con 50 volantini in mano, ognuno che cerca di reclamizzarti il tuo volantino, e in questo la tua compagnia, il tuo spettacolo deve in qualche modo staccarsi dagli altri, e quindi ogni compagnia fa qualcosa di particolare per attirare l'attenzione su di sé, e questo ha trasformato rapidamente la Royal Mile, che è questa via, in un teatro a sua volta, perché ovunque ti giri c'è qualcuno che sta facendo qualcosa per portare il pubblico al proprio teatro. Vi ricordo appunto oltre 60.000 spettacoli, quindi se vi fate i conti credo 75%, vorrei fare percentuali a caso, però insomma dal 70 all'80% degli spettacoli a Fringe a meno di 10 spettatori per il numero delle persone che ci va e per quanti spettacoli ci sono a tutte le ore della notte, su 24 ore ogni ora del giorno. E l'iscrizione a Fringe costa 300 euro, ma contemporaneamente, e c'hai un sacco di servizi, sono scozzesi, cioè sono precisissimi, efficientissimi, ti mettono a disposizione un'infinità di servizi tecnici, finisci sulla guida del Fringe che trovi in ogni negozio, in ogni negozio di Scozia, se hai un problema loro dal punto di vista artistico teatrale loro te lo risolvono, dal punto di vista dell'organizzazione sono fenomenali, è un festival che nonostante abbia un'enorme quantità di persone a lavorarci funziona perfettamente, quindi qualsiasi compagnia dal punto di vista organizzativo troverà tutto straordinariamente funzionante, il box office online con l'applicazione che puoi comprare ovunque, insomma è una macchina ormai c'ha 45 anni perfetta. 45 anni, un pizzico di storia, sempre per chi fosse interessato, il Fringe a Edimburgo c'era un festival di teatro, c'è tuttora l'International Theatre Festival, e un gruppo di attori che non era del circolo chiese di partecipare a questo festival, e l'International Festival Theatre, questi baffoni, parrucconi molto seriosi, dissero no, perché qui facciamo teatro, voi fate ridere, quindi no, e loro crearono il Fringe Festival. Adesso l'International Theatre Festival ha 12 spettacoli durante l'estate, il Fringe 60.000 durante tutta la città, quindi c'è stata un po' lì l'inversione, e ci sono passati tutti i più grandi, dai Monty Python, insomma due anni fa c'era John Malkovich a fare uno spettacolo, Stuart Lee, insomma nomi piuttosto, sì, poi vedete la qualunque ovviamente, perché magari questa è una, non so se è un artista di strada o uno che si vuole fare le foto a pagamento o qualcuno che sta invitando
a Predator il musical, non lo so, perché vedere veramente qualsiasi tipo di spettacolo, non è uno scherzo, noi abbiamo visto Hitler il musical e Alzheimer il musical, sottotitolo Una notte da non dimenticare, che era molto particolare, non essendoci controllo, cioè qualsiasi tipo di performance e di spettacolo. E vi stavo dicendo, ok, la storia del Fringe, la lotta ai volantini, contemporaneamente vicino al Fringe c'è il PHB Free Fringe, l'iscrizione è gratuita, puoi andare a partecipare senza pagare, paghi solo, mi sembra, l'iscrizione nel programma del Fringe, che sono 70 euro, che è un libricione da 100 pagine che viene distribuito in tutti i negozi di Edimburgo, che contiene tutti gli spettacoli, quindi l'iscrizione paghi solo 70 euro, non paghi 300 euro, non paghi il teatro, Free Fringe, però non c'è il biglietto, quindi c'è l'uscita a cappello, e questo non significa nulla perché moltissime compagnie lavorano così e fanno un sacco di soldi, se lo spettacolo è bello, c'hai comunque la fila di fuori di persone che vuole entrare, non c'è ressa perché sono inglesi, quindi si mettono perfettamente in fila uno dopo l'altro, e quella del Free Fringe è un'opportunità. Perché allora noi abbiamo scelto il Fringe e non il Free Fringe? Perché volevamo avere un pochino più sotto controllo le cose, nel senso che il Free Fringe vai, ti affidi alle mani del Signore e speri che venga la gente, non hai nessun controllo, magari una sera è pieno e fai 20 euro, una sera è mezzo vuoto ma ne fai 200. Invece noi volevamo avere un controllo sul box office, sul controllo dei biglietti, e in più perché in genere al Fringe vengono più giornalisti. Perché un'altra cosa fondamentale del circuito Fringe è che lì funziona veramente con le recensioni, cioè essendoci 60.000 spettacoli, moltissimo il tuo futuro è nelle mani dei recensori, cioè di quelli che vengono a vedere il tuo spettacolo e che pubblicano recensioni sul tuo spettacolo. Ogni giorno al Fringe, in quasi tutti le venue, vengono pubblicati dei manifesti con le recensioni da 1 a 5 stelle e con un piccolo commento, e molto, la maggior parte del pubblico va a vedere gli spettacoli con più stelle, tant'è che quasi tutti, noi compresi, quando ricevi una buona recensione non fai altro che stamparla e appiccicarla sui volantini da dare in giro, e questo aumenta di molto la percentuale del tuo pubblico che ti viene a vedere. Purtroppo i recensori non sempre sono affidabili, nel senso che spesso sono ragazzini di 15 anni che si divertono a venire a vedere uno spettacolo e scrivono su internet "mi ha fatto schifo", però anche questo lo sanno, per cui insomma in genere si cerca di vedere la media delle recensioni. Tantissimi spettacoli, le compagnie che riescono a camparci su 60.000, le compagnie che veramente fanno del Fringe, le compagnie indipendenti che veramente fanno del Fringe una fonte di rendito, credo siano meno di 10, a occhio e croce. Tutto il resto delle compagnie va come investimento, oppure ci sono dei grandi produttori che portano nomi e così si possono permettere di portare altri nomi più piccoli. Esempio su tutti, non posso fare il nome perché sennò mi ammazza, ma non lo conoscete manco, ma mi ha chiesto di non farlo, un comico italiano semi sconosciuto andrà al Fringe quest'anno, prodotto da Eddie Izzard, che è invece un enorme nome nel mondo della comicità inglese e americana, quindi in questo caso la produzione ha visto questo comico italiano che performa in inglese bravo e gli ha detto "vieni, ti porto al Fringe, ti produco e vieni sotto Izzard", quindi Izzard farà il suo spettacolo e contemporaneamente si possono permettere di produrre questa persona. Queste grandi produzioni ce ne sono un sacco, e infatti molti vanno al Fringe, e noi pure ci siamo andati, ma con scarso successo, nella speranza di trovare un produttore che dica "il tuo progetto mi piace, te lo produco, ti pago il costo di permanenza al Fringe". Con l'improvvisazione questo è molto raro che accada, credo siano due le compagnie prodotte, perché l'improvvisazione ha un componente di rischio che molti produttori non sono contenti di accettare, di imbarcarsi. Però su tutti, per esempio, ci sono gli Showstopper, una compagnia londinese che fa musical improvvisato, che credo siano paragonabili a dei fenomeni totali, e fanno in un teatro da 500 posti, fanno sold out tutte le sere da 5 anni ormai qui al Fringe di Edimburgo, quindi è una roba impressionante. Noi credo l'anno scorso siamo andati a vederli 16 volte, una roba che sono proprio meravigliosi. E tantissimi gli spettacoli, quindi tantissima la lotta ai volantini, quindi il tuo volantino deve staccare dagli altri, quindi la tua performance in strada deve staccare dagli altri. Che cosa facevamo? Noi in qualche modo ci siamo riusciti, facendoci un po' odiare da tutti, perché quello che facevamo era andare vestiti muti,
con dei cartelli, fogli A3 neri scritti a cartello con le informazioni dello spettacolo e facendo finta di urlare senza emettere suono, essendo muti. Questo in realtà attirava tantissimo l'attenzione, dove tutti urlano, se uno fa finta di urlare ma non urla in silenzio, improvvisamente ci guardavano tutti e siamo riusciti a dare un sacco di volantini, e questo ha contribuito al successo dello spettacolo, di cui grazie al cielo parleremo di un altro, e vi farà ridere perché vi parlo di successo clamoroso, ma quando vedete le cifre capirete che cosa mi riferisco quando parlo di successo clamoroso per uno spettacolo al Fringe. E i costi, quindi, vi dicevo, sono l'iscrizione al Fringe, se vuoi partecipare al Fringe e non al Free Fringe, un'assicurazione obbligatoria per tutte le compagnie che si iscriveranno, che parteciperanno lì, i voli per spostare tutti quanti lì, l'appartamento per stare tre settimane lì. Se vuoi puoi anche fare di meno, però in genere conviene fare 3 settimane, soprattutto le compagnie vengono dall'estero. Il teatro, che ha dei costi altissimi se sono venue famose, ci sono 3 sorelle, si chiamano, sono 3 venue molto famose che hanno ognuna dentro di sé 1000 teatri, se entri in una di quelle c'è un sacco di pubblico ma ti costa anche un occhio, e poi sono un sacco di venue che costano molto meno, dove per meno intendo appunto £2.500 per 3 settimane. Gli spettacoli sono tendenzialmente slot da 1 ora, significa che tu hai comincia il tuo spettacolo, hai 1 ora di performance e poi hai 10 minuti per smontare tutto, perché 10 minuti dopo inizia un altro spettacolo, e così per 24 ore. Quindi immaginatevi che noi avevamo il velatino, il musicista e tutta quella roba lì, e in 10 minuti eravamo diventati tipo i tecnici della McLaren, riuscivamo a montare e a rimontare tutto. Se c'hai qualcosa che non funziona e inizi con 5 minuti di ritardo ti aspettano, al sesto ti sospendono lo spettacolo e ti dicono grazie, stavolta ci hai provato, ritorna domani a vedere se la cosa funziona. Il pubblico, se lo spettacolo inizia alle 16.45, alle 16.46 il pubblico è in sala, alle 16.47 devi iniziare e alle 17.45, quando è finita la tua ora, arriva una persona che ti caccia via se non hai finito, senza il minimo, tra virgolette, senza il minimo rispetto. In realtà noi da italiani tendiamo sempre a fare vabbè, ma dai, sono 5 minuti. Al Fringe questa cosa non esiste, cioè i tempi cronometrati, perché si fanno pagare tutto, giustamente, essendo una enorme macchina da soldi. Come vedete, compagnie da tutto il mondo, dal Giappone all'Australia, e italiane l'anno scorso ce n'erano 3 o 4, e in questo devo dire che purtroppo non, le compagnie italiane a Fringe non sono particolarmente supportate dalle istituzioni italiane. Anche l'unico concorso che c'era che supportava le compagnie a Fringe ha chiuso nel 2012, era una roba istituita dal Comune di Firenze, ma dal 2012, esattamente l'anno prima da quando siamo andati noi, quindi perfetto, non è stato più fatto. E, ok, quindi questo è fondamentalmente il Fringe. La nostra esperienza al Fringe è iniziata a ottobre, quando lo spettacolo è invece il festival. Abbiamo cominciato a iscriverci, abbiamo cominciato a cercare gli appartamenti, chiaramente prima lo trovi e meglio è. Abbiamo trovato questa piccola venue da 80 posti che sembrava soddisfacente, tutto alla cieca perché non siamo mai andati a Edimburgo a verificare le condizioni, quindi tutto tramite via foto. Ci siamo iscritti e abbiamo avuto 1 ora di tecnica il giorno prima della prima per montare tutto e per vedere che tutto funzionasse, quindi tempi abbastanza serrati. E, ok, direi che insomma un'idea del Fringe ve la siete fatta. Pa, 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 pa. Un pochino di... Ok, non è l'unico Fringe che esiste, esistono diversi Fringe in tutto il mondo, anche collegati tra loro, ultimo il Fringe di Roma, piccolissimo, con 30 spettacoli, però è un inizio, in una villa a Roma, gemellato col Fringe di Edimburgo, in qualche modo, quindi si scambiano idee, chiaramente è fatto un po' l'italiana, quindi gli spettacoli cominciano tutti con mezz'ora di ritardo, eccetera, però insomma... Io 20 anni fa sono andato al Festival del Teatro Europeo, Cremona, c'erano gruppi, compagnie di tutta... C'erano anche attori di strada. Sì, anche qui. Anche qui ce ne sono un sacco. Quello era fatto con i finanziamenti europei, dell'Unione Europea, dell'ora. Questo no, il Fringe è una società. Quindi c'è la Fringe Society,
che guadagna dal box office, dai tuoi biglietti si prendono una percentuale, i biglietti che vendono loro, i biglietti che tu vendi si dividono in due categorie, quelli che vende il Fringe e quelli che vende la tua venue, e puoi decidere tu quanti biglietti allocare. Per esempio noi avevamo allocato il 70% al box office e il 30% alla venue. Quelli allocati al box office sono quelli che la gente si può comprare online, via internet, anche con molto anticipo. Noi già oggi abbiamo venduto già una cinquantina di biglietti per gli spettacoli che faremo al Fringe, perché sono già aperte le prevendite. Quando arriva il giorno dello spettacolo, quelli che non hai venduto al box office finiscono alla venue, e quindi la venue può all'ultimo momento vendere i biglietti che hai. In più, però su questo, scusami, il Fringe si prende una percentuale, si prende il 3% su ogni biglietto venduto, che non è tantissimo, ma... Esatto, che non è tantissimo, ma se contate i 60.000 biglietti, i 60.000 spettacoli, sono un bel po' di soldini, e questo permette al Fringe di vendere. Poi c'è un sacco di merchandising, magliette, felpe, eccetera, eccetera. Insomma, la Fringe Society è parecchio in salute, ma non è pubblica, è estremamente privata. E credo che il Fringe sia il più grosso festival d'Europa, poi ne esistono di enormi, a Avignone, a Grenoble, ce ne sono tantissimi di festival teatrali. Sì, non mi vorrei lanciare, però credo, almeno loro lo vendono come il più grande festival di arti performative in Europa. Forse sta cosa di arti performative gli permette di metterci dentro tutto e quindi vale tutto, però credo che sia il più grande d'Europa, il gemellato col Fringe di New York, eccetera, eccetera. Tipo quello di Roma o altri, comunque per avere il nome devono comunque, è un accordo. In realtà Fringe significa... Acido comunque è marchio che loro devono... Guarda, Fringe significa di confine, quindi esistono tantissimi festival Fringe che non sono legati a quello di Edimburgo. Credo che tu paghi l'affiliazione al loro marchio, a entrare nel circuito Fringe, però se tu vuoi fare il Fringe Lecce e fartelo per conto tuo, credo che tu possa farlo senza problemi. A questo punto sarebbe bello parlare dello Scratch Animation Festival, perché è stato messo su secondo un sistema di no funding, però... Dove si svolge? A Lecce. Ah, ok, allora, scusate, io sono... La nostra venue è l'ammirato Faccia House di Vecchio, e lì in una tipica casolare del Cinquecento, tipico stile tarantino, nella corte abbiamo montato Matteo Scalpello, abbiamo montato lo schermo gigante, abbiamo messo le sedie un po' raccattate allo scenario, un po' a autofunding, un po'... un po' sui cuscini, un po' per te, e abbiamo creato la platea in 4 giorni di festival, dal 7 all'11 giugno di quest'anno, scusate, ma sono già diversi anni, siamo giunti alla terza edizione e si sono girate 2000 persone, è ottimo per Lecce, non credo, ma non solo per Lecce, insomma è un bel risultato per un festival come Chief International Editor. Ho curato la segreteria perché so parlare un pochino in inglese. Abbiamo collezionato 410 sforzi e corti, 410 corti, e abbiamo proiettato 70 film. È molto figo. Io da quanto ne so, il Festival di Edimburgo nasce più o meno allo stesso modo, cioè con dei ragazzi che vogliono fare questa cosa e adesso hanno questi numeri qui, quindi non posso che augurarvi di avere lo stesso successo. Devo dire, non lo conoscevo, però complimenti per il lavoro fatto. E... come autorità, se le regalo di Edimburgo. Sì, sì. I ragazzi credo che, non so se adesso la sede sia a Londra, questo non lo so, però sicuramente è nato lì. Okay. E Fringe significa di confine perché proprio era quel gruppo di teatranti che non venivano presi dall'International Festival. Tra l'altro poi questa roba del Fringe fa sì che adesso a Edimburgo ci siano 20 festival di qualsiasi cosa, cioè durante quel mese lì c'è il Festival del Libro, il Festival, c'è il più bello che è enorme, c'è un sacco di gente, è il Festival dei Tatuaggi Militari, cioè nemmeno dei tatuaggi militari proprio, cioè, e lo fanno al Castello di Edimburgo e sono tutte parate militari di tutti i corpi, di tanti corpi del mondo diverso, con bande, suoni, fuochi d'artificio, tutte le sere. Il biglietto costa sui £90 per una sera, cioè uno sproposito, però appunto ci sono miliardi di festival, perché poi se questo festival di cui tu parli funziona e porta gente a Lecce, ci guadagna tutta la città, ovviamente, così come Edimburgo, che fondamentalmente è bella come città, ma agosto piove, quindi...
cioè puoi andare pure a novembre, è uguale, forse un pochino più freddo, però ad agosto non trovi un posto nemmeno a pagarlo, perché i miliardi di festival che sono entrati fanno sì che ad agosto, che ci diceva un tassista che ci portava, che sì, gli crea disturbo tutta quella gente, ma li fa campare per tutto l'anno, non c'hanno problema di nient'altro se fanno facendo quel festival lì, perché appunto gli arrivano improvvisamente 2 milioni in una città che è bella, ma è una città piccolina che non c'ha questi monumenti enormi, il castello, il monte, e poi è finita lì. A me piace molto, ma insomma non è Roma, o con tutto il rispetto per Edimburgo, non c'ha tutti quei monumenti lì, non è Firenze, non è Venezia, e, però appunto vi auguro di avere lo stesso successo pure. Ve lo auguro. Il problema è che non voglio aprire altri dibattiti, cioè è un problema di secondo me un po' di cultura, di organizzazione. Quando tu vai là, non solo funziona tutto dal lato di vista organizzativo, ma anche, non so come dirlo, dal lato di vista del pubblico. Cioè il pubblico è educato a vedere un certo tipo di cose, se vedono uno spettacolo brutto, vedono uno spettacolo brutto, se ne fanno una ragione, e qui in Italia la reazione è diversa, magari la compagnia chiude, muore, non lo so, insomma c'è un'educazione culturale diversa. Non voglio addentrarmi in questo mondo, perché non lo so esattamente che cosa succede. Questo ragazzino dopo 10 anni potrebbe diventare un nome importante. Questo è possibile. E allora lì ci credono veramente nel dare un'opinione libera, anche se a uno può non piacere. La sensazione che io ho avuto, che se ne parli, dici, la sensazione che ho avuto andando lì è che adesso il Fringe ultimamente la maggior parte è comedy, cioè la maggior parte è gente che va e fa teatro comico per ridere, per far divertire le persone. Quindi il teatro tra virgolette serio o il teatro sperimentale, no, sperimentale c'è al Fringe, ma il teatro serio viene lasciato magari all'International Theatre Festival, nei teatri anche lì seri di Edimburgo, dove per seri intendo classici, diciamo così, perché appunto durante il Fringe diventa venue anche il pub che mette un palco e mette le sedie. Però la sensazione che io ho avuto è che lì sia tutto fatto terribilmente sul serio, anche il divertimento sia preso incredibilmente sul serio, e quindi le cose funzionano. Ripeto, non mi fate entrare in discorsi antipatici, però la sensazione che tu c'hai lì è che funziona tutto, i servizi ci sono, se hai bisogno di una cosa l'organizzazione è perfetta. Perché succede questo? Non lo so, non ne ho idea. Credo sia la cosa che mi impressionò è vedere questi ragazzini di 20 anni usciti dalla Lambda, dalla London Academy of Music and Dramatic Arts, dei mostri a 19 anni, dei mostri, 20 anni, dei mostri totali. E io riflettevo sul fatto che, parlando con loro, mi dicevano no, perché io volevo fare l'attore e tutta la mia famiglia mi ha sostenuto. E io ho pensato, dico, cacchio, pensa in Italia, se uno, nella maggior parte dei genitori, va e dice vorrei fare l'attore, sì vabbè, ma di lavoro che vuoi fare? Sì, no, l'attore, sì vabbè, ma di lavoro. Invece non so, ripeto, non voglio entrare in discorsi scomodi, credo sia una questione culturale. Ma chiudo parentesi e vi auguro un grossissimo in bocca al lupo per il festival d'animazione, se posso vi aiuterò a spargere la voce. Tornando alla nostra esperienza in quel del Fringe, per noi è stata drammatica, nel senso che, come l'ho definita qua, le montagne russe emotive. Era uno spettacolo molto difficile, abbiamo finito le prove dicendo ok, sto spettacolo lo sappiamo fa. Prima serata, di fronte a giornalisti e a pubblico, lo spettacolo, perdonate il termine, una merda, ma proprio brutto, cioè noi stessi ci annoiavamo, il pubblico sentivamo perché noi avevamo una tensione sulle spalle incredibile e ci siamo praticamente paralizzati, totalmente cioè siamo usciti con le ossa rotte dicendo ok, che siamo venuti a fa, abbiamo buttato via tutti i soldi, adesso moriremo tutti. C'erano dei giornalisti, quindi pensavamo adesso usciranno le recensioni, ci stroncheranno, non verrà più nessuno. Secondo giorno, spettacolo strepitoso, stellare, davanti a un giornalista che si ferma dopo lo spettacolo, non accade quasi mai, ci chiede tutte le domande, ci intervista per sapere com'è andato lo spettacolo, ed è quello che scrive
non una parola dall'inizio alla fine, ma che impatto, pur essendo in bianco e nero la cosa più colorata del festival, memorabile, non gli rende giustizia. 5 stelle, uno dei 6 spettacoli da vedere al Fringe, scrive lui. Noi esaltatissimi, oh, aspetta, abbiamo spaccato, terza serata, una merda di nuovo. Quindi fondamentalmente è stato uno spettacolo di, come gli spettacoli in improvvisazione, soprattutto molto difficili, che ha fatto su 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 giù giù, perché la tensione, l'ansia del Fringe, oddio, tutto quello che succede, tant'è che qualcuno scrive la peggiore cosa che abbia mai visto al Fringe, Broadway Baby, uno dei più importanti recensori. Insomma, alla fine noi abbiamo avuto recensioni da una stella, recensioni da 5 stelle, esaltate, quindi probabilmente, andando a fare una media, lo spettacolo sarà stato buono, normale, una roba così, era la nostra prima esperienza. In realtà alla terza settimana di repliche, quando noi avevamo preso già la più alta, preso già la più bassa e ci siamo tranquillizzati, gli ultimi 5 spettacoli sold out, sono stati sempre sold out, perché noi ci divertivamo, il pubblico aveva sparso la voce, la gente tornava e si divertiva molto, ma appunto le montagne russe emotive, perché la nostra esperienza è stata è stato costantemente così, fino a stabilizzarci intorno alla terza settimana, quindi dal punto di vista emotivo. Quindi appunto le recensioni sono state The Guardian bellissime e contemporaneamente mediocre, punto, non c'è scritto nient'altro, da Shows on Fringe. È normale, troverete tutte le recensioni del mondo, ed è una bella pratica per un attore sentirsi dire sei un fichissimo e sentirsi dire fai schifo contemporaneamente nel giro di 2 giorni, perché ti stabilizza molto. La cosa più bella, un aneddoto che forse l'avrei dovuto raccontare prima, quella in cui è scritto Sofia e Julian, eravamo a Roma, stavamo provando in una sala prove con la porta aperta perché faceva molto caldo, era luglio, 2 persone, una mamma e un bambino, si siedono, si mettono, stavamo in prova quindi silenzio, andavamo a fare lo spettacolo, si siedono, si mettono seduti e si cominciano a guardare, nessuno gli aveva detto niente, nessuno l'aveva invitato e non potevano nemmeno stare lì, si mettono a guardare lo spettacolo. Alla fine dello spettacolo ridevano tanto, insomma il bambino si divertiva un sacco, si vede, si alza e parla spagnolo, e quindi noi facciamo wow, questa si è vista tutto lo spettacolo muto, è spagnola, quindi non pensava, e ci dice in spagnolo, tradotto da un'amica, non parliamo la vostra lingua, ma io e mio figlio non abbiamo mai riso tanto, e noi abbiamo detto è fatta, questo spettacolo è nostro, abbiamo vinto. In realtà poi il Fringe ci ha riportato violentemente con i piedi per terra. Contemporaneamente, e questa è l'altra parte meravigliosa dell'esperienza Fringe, tra gli artisti c'è una solidarietà terribile, fantastica, enorme, una cosa meravigliosa. Cioè, noi, vi ho parlato degli Showstopper, compagnia numero uno degli improvvisatori dal Fringe, sold out da 5 anni, hanno visto noi siamo andati a vedere il loro spettacolo 16 volte, loro sono venuti al nostro 4 volte a vedere il nostro spettacolo, e dicendo, ragazzi, il vostro spettacolo è bellissimo, domani lo diremo al nostro show di venire a vedere il vostro. E alla fine del loro show, di fronte a 500 persone, hanno detto, oggi siamo stati a vedere questo show, è bellissimo, andatelo a vedere. E noi stavamo tipo così, e mi immaginavo la stessa cosa in Italia, dove una compagnia dice, abbiamo visto quello spettacolo, andate a vedere perché è bello. E si crea un'atmosfera meravigliosa, perché tra gli attori c'è uno scambio costante di energia, di idee. Ah, potreste fare questa cosa, ho visto il vostro spettacolo, molto bello, mi è venuta in mente questa cosa, ah, fantastico, bella, sta cosa me la segno. Ed è crediamo almeno la nostra esperienza è stata che solo lì abbiamo visto una roba del genere, cioè nonostante si sia in competizione sfrenata, perché tu devi venire a vedere il mio spettacolo e non il tuo, quando abbiamo finito il lato commerciale, siamo dal lato di vista artistico, gli artisti si trattano come colleghi veri, cioè come persone che dicono, sai che questa cosa che hai fatto mi è piaciuta, mi fate capire come la fate, perché riuscite a fare questa roba, ma questi cartelli come li fate? Ci hanno regalato gli Showstopper, ci hanno voluto talmente bene che li abbiamo invitati a Roma e sono venuti a Roma a fare spettacolo e workshop a noi a 2 lire, cioè proprio c'è una quantità di emotività, di energia che c'è tra le compagnie che noi abbiamo visto solo lì al Fringe, ed ecco perché fondamentalmente la gente torna al Fringe, anche gli artisti tornano al Fringe nonostante sia economicamente una mazzata. Quindi vi dicevo, dal punto di vista delle recensioni è andata bene ed è andata anche male, dal punto di vista economico l'effetto invece è stato molto sorprendente, perché la Fringe Society consiglia alle compagnie esordienti, soprattutto internazionale, di considerare sui biglietti vendibili una percentuale di biglietti venduti pari al 10-12%. Quindi dice, se hai 100 biglietti, ogni serata considerate vendute 10-12, e come vi dicevo, il 60-70%, adesso non mi ricordo bene la percentuale, degli spettatori a Fringe è sotto i 10 spettatori, ok?
noi abbiamo chiuso al 56% per il primo anno di Con, come vi dicevo, l'ultima settimana di sold out a raffica. E per noi è stato un enorme successo, tant'è che non ci credevano nemmeno le altre compagnie, ci dicevano: ma state facendo un sacco di pubblico, è il primo anno, fantastico, bravissime. Sicuramente un po' per la novità dell'idea, film muto, improvvisato, non si è mai visto, e quindi vengo a vedere di che si tratta. C'erano anche tanti improvvisatori che vengono a vedere lo spettacolo. Un po' perché magari lo spettacolo dopo un po' ha cominciato a funzionare, e quindi eravamo effettivamente divertenti e la gente si divertiva. Abbiamo ottenuto questo 56% e diversi sold out. Bene, eravamo sotto di 4.000 euro. Nonostante questo enorme successo, perché economicamente non è sostenibile, semplicemente non è sostenibile, col crowdfunding, biglietti con grande successo, e comunque stai sotto di 4.000 euro. Portare 14 persone al Fringe, pagare il teatro e fare tutta quella maratana ti costa più di quanto tu possa effettivamente guadagnare. Ma allora perché, dannazione, perché fate tutta questa roba? Sicuramente perché dal Fringe c'è stato un aumento, andiamo in ordine inverso, c'è stato un aumento del valore del brand. Odio la parola brand perché è una roba di marketing, però insomma, per farvi capire il concetto, il nome Bugiardini ha cominciato a circolare anche tra le compagnie estere, e quindi noi abbiamo iniziato a essere quelli del film muto, e questo ci ha portato a essere invitati in un sacco di festival, no? Domani partiamo per il Canada per fare questo spettacolo. A luglio saremo in Germania, siamo stati in Portogallo, ritorneremo a Edimburgo, insomma veniamo invitati, andremo in Francia, veniamo invitati in giro per fare questo spettacolo, e più lo fai e più contemporaneamente ti chiamano, e questo viene dal Fringe, viene solo dal Fringe, gente che ti ha visto, che magari gli sei piaciuto, ne ha parlato un amico, si allunga la rete dei contatti internazionali, tu ci hai rimesso 3.000 euro, però intanto hai iniziato a far girare il sistema. Ci andremo mai pari? Non lo so, perché noi quest'anno torneremo al Fringe, quindi facciamo un passo avanti e due indietro, però intanto qualcosa comincia a circolare. Una specializzazione della compagnia, come vi dicevo, siamo quelli del film muto, quindi quando ci invitano i festival ci dicono: venite e portate il vostro spettacolo, perché è una roba che non si vede mai, non abbiamo mai visto da nessuna parte, non fa nessun altro al mondo. Non significa che dovete per forza trovare una roba che non fa nessun altro al mondo, però sicuramente avere una vostra linea artistica, qualcosa che vi specializza, sicuramente vi aiuta a dire voi siete quelli di. E appunto, come vi dicevo, inviti nazionali e internazionali che ci permettono di girare un sacco il mondo. Scusami, ma avete ipotizzato invece una comparazione tra l'eventualità di partecipare invece al Free Fringe? Cioè vi avrebbe portato a costi molto più ridotti gli stessi risultati? Per le compagnie locali sì, la convenienza c'è. Per le compagnie straniere no, perché se tu fai il raffronto dei costi, la maggior parte del nostro budget se ne va in voli e appartamento. Quindi quelli comunque li paghi. Okay? La differenza sta nel costo del teatro, fondamentalmente, okay? E nel costo di iscrizione. Il costo di iscrizione cambia tra Fringe e Free Fringe di 200 euro, 250 euro, che su 15.000 euro di spesa d'affari totali capisci che è trascurabile. Il costo del teatro non è trascurabile perché sono appunto 2.500 sterline, però ti permette di avere quel controllo al box office che ti fa dire: ok, stavolta siamo sold out, quindi riposiamoci, oppure non siamo sold out e quindi, una cosa che non vi ho detto e che è importante, mettiamo i biglietti a metà prezzo, cosa che tu puoi fare al Fringe ogni giorno. Al Fringe c'è nella piazza di Prince Street un botteghino che si chiama il Virgin Hat, perché tutto il Fringe è sponsorizzato dalla Virgin, che gli dà giusto 2 lire. Il Virgin Hat, dove tu ogni giorno puoi chiamare la Fringe Society e dire: metti i miei biglietti, metti 30 biglietti a metà prezzo perché non c'ho pubblico, e loro mettono sul tabellone all'improvviso il Silent Movie metà prezzo e la gente fa la fila. Se voi la mattina andate a questo Virgin Hat, c'è una fila che arriva fino alla fine della via di gente che va lì per prendere il biglietto a metà prezzo di tutti gli spettacoli. Ma anche ora su online ci sono, sì, alcuni, sì, giorni che c'è due persone. Nei primi 2 giorni di Fringe anche noi siamo in vendita 2 per 1, se qualcuno si trova lì e vuole approfittarne noi siamo felicissimi. E quindi ti dicevo, ci avrebbe abbassato le spese di 2.500-2.700 euro, che non è una cifra trascurabile, però non conviene paragonata ai vantaggi che c'hai. Anche come visibilità, cioè nel Free Fringe come visibilità non cambia nulla, semplicemente la percezione che il pubblico ha al Fringe è che nel Free Fringe ci sia roba un pochino più cheap, lasciami dire,
semplice. Poi questo non è vero, perché ci sono spettacoli bellissimi al Free Fringe, però sai, è una roba gratuita, quindi sono un po'... C'è una compagnia famosa di Austin, che si chiama Ostentatious, che fa... del Texas, che fa Jane Austen improvvisato. Io parlo solo di improvvisazione perché è la mia passione, quindi la maggior parte degli spettatori che vado a vedere sono di improvvisazione, anche se non solo quelli. E loro sono al Free Fringe, ma lo spettacolo è alle 2:30 e tu te devi mettere in fila alle 11 per andarla a vedere, perché ormai sono 3 anni che fanno stra sold out e ogni spettacolo si portano a casa come se ci fosse il biglietto. E loro continuano ad andare al Free Fringe perché magari trovano... anche se sono di Austin, ma molti degli attori sono inglesi e vivono a Londra, quindi insomma hanno questa furbata. Molti vivono a Glasgow, molti attori, perché Glasgow e Edimburgo sono 45 minuti e a Glasgow costa molto meno starci. Però è un casino, lo puoi fare se c'hai una produzione che svolantina per te, perché invece noi che ci dobbiamo svolantinare da soli tutti i giorni, dobbiamo stare a Edimburgo, perché la mattina ti alzi alle 10, vai a dare i volantini, poi torni a casa, mangi, vai al teatro, fai lo spettacolo, esci, vai a svolantinare. No, è sempre in Scozia, è in qua 40 minuti a ovest di Edimburgo, c'è un treno diretto che fa Glasgow, Edimburgo, Edimburgo, Glasgow. E vi dicevo, la giornata tipo di Edimburgo è: ti svegli alle 10, volantini, vai a mangi, vai a teatro, monti il teatro, fai lo spettacolo, smonti, continui a volantinare, al massimo vai a vedere gli altri tutti i giorni per 21 giorni, quindi arrivi alla fine che sei praticamente morto. Però non per noi non conveniva il Free Fringe, devi scegliere tu. Se vuoi andare a Fringe devi scegliere se ti conviene fare il Free. Se sei da sola forse ti conviene il Free, non lo so. Se fai stand up, tanti stand up comedian vanno al Free Fringe, forse che gli costa meno la venue, perché lo stand up ormai è diventato una rissa al Fringe, ci sono tantissimi stand up comedian, quindi fanno a schiaffi per riuscire a prenderti il pubblico. Quindi boh, non ti saprei dire onestamente. Noi continuiamo anche quest'anno ad andare al Fringe normale per motivi di comodità di box office. Forse hai detto prima che arrivassi, però decidi tu nella venue che affitti a che ora? No. Mi collego anche a questa domanda, anche i giorni, il numero di giorni lo decidi tu o... Quello sì, quello puoi fare un accordo con la venue per i giorni in cui sei disponibile. È chiaro che se alla venue mi chiedi il lunedì, il mercoledì e il venerdì, ti dicono di no, perché gli blocchi le date per un'altra compagnia che magari vorrebbe fare tutti i giorni, quindi sono molto raro che tu riesca a trovare dei giorni non consecutivi. È più raro che tu possa trovare una settimana invece che tre. Io vengo la prima settimana, o vengo la seconda, o vengo la terza. Generalmente a Edimburgo la prima settimana è un pochino scarsa, la seconda è la più forte, la terza è un pochino scarsa, ma meno scarsa della prima. Quindi diciamo come gradino siamo più o meno come un podio, immaginatevi come numero di biglietti venduti. E quello puoi trovare, puoi metterti d'accordo sulla settimana. Difficilmente ti danno 2 o 3 giorni anche consecutivi, ti devi prendere quasi sempre la settimana. Per l'ora è ancora più delicato, perché arriva la venue e ti dice: io c'ho disponibile alle 4:30 e costa tot, c'ho anche disponibile alle 7:30, costa il doppio, scegli tu. Ok? Quindi chiaramente loro hanno degli slot, per esempio dalle 10 di mattina fino alle 3 la maggior parte degli spettacoli sono per bambini, che ce ne sono una marea e quindi costano un tot. Poi dalle 3 alle 6 c'è un'altra fascia, dalle 6 alle 9 c'è un'altra fascia. Se provi a prendere una, passatemi il termine, prima serata in una venue importante, è capace che tu paghi anche boh, £700 l'ora, una roba abbastanza imbarazzante, una roba forte, ok? Noi abbiamo fatto l'anno scorso alle 4:15, quest'anno, perché ci siamo trovati molto bene sia noi che loro, ci hanno spostati in avanti di un'ora, che è una cosa molto buona dal punto di vista di marketing, insomma della vendita, ottenendo lo stesso prezzo, per dirti lo scontone che ci hanno fatto, cioè ci hanno spostato avanti di un'ora allo stesso prezzo e noi abbiamo detto va bene, è comunque conveniente. La percentuale, i biglietti che voi allocate alla venue, sì, hanno una percentuale come quella del Fringe che si prende? No, la venue non si prende nulla, la venue tu l'hai già pagata all'inizio del Fringe, quindi tutti i biglietti che entrano alla venue, quindi se tu potessi venderli tutti in venue, tu ci guadagneresti quel 3% in più su ogni biglietto. Il problema è che per venderli alla venue la gente deve venire fisicamente alla venue e prenderseli, mentre molto spesso anche noi che da pubblico siamo in giro, facciamo: che spettacolo sta iniziando? A 5 minuti c'è questo, prendi il biglietto, vai alla venue, lo ritiri, ma l'hai già comprato, ed entri. E in ogni minuto tu volendo puoi andare allo spettacolo più vicino, perché ne sta cominciando uno da qualche parte. Questo al Fringe. Altre domande? Ok, quindi vi dicevo, per il futuro che cosa
che ci facciamo? Fatto il primo Fringe, bravi, siete stati bravi, ci avete rimesso, ma comunque avete fatto un bel lavoro. Che ci inventiamo? Intanto la prima cosa è che, come vi dicevo prima, finito crowdfunding, nel senso che non possiamo rifarlo. Potremmo in teoria, non c'è una legge che ce lo vieta e Indiegogo ci supporterebbe lo stesso, ma chi ci darebbe di nuovo i soldi? Quale persona direbbe, ah sì, bravi, avete fatto l'esperienza, visto che l'anno scorso l'abbiamo puntata dicendo è la prima volta che andiamo, è il nostro sogno, adesso non possiamo dire, adesso vorremmo rirealizzare il nostro sogno, perché la gente ci direbbe, beh, fate, trovate un modo voi per farlo, e quindi noi abbiamo scelto di non fare il crowdfunding. Sicuramente risparmiamo qualcosa, perché l'anno scorso per esempio abbiamo comprato 30.000 volantini e ne abbiamo usati 10.000, quindi quei 20.000 li risparmiamo di fatto, e tante altre spese inutili che possiamo risparmiare, quindi risparmieremo qualcosa, ma ci mancano questi 5.000 euro. Ci siamo mossi alla ricerca di produttori, ma come vi dicevo prima, tutti ci dicono no, ma l'idea è fighissima, lo puoi vendere ovunque, ah, improvvisato, no. Questa è al momento l'idea. Quello che ci tranquillizza è che gli stessi showstopper che hanno 5 anni alle spalle di produzioni super sold out, tutte vendute, tutta la produzione se la sono dovuta fare da soli, perché non c'avevano nessuno che li produceva. Poi evidentemente chi gli ha detto di no se ne è pentito, perché adesso loro stanno economicamente messi molto molto bene, nonostante siano un cast molto numeroso, però ci stanno, insomma, stanno messi molto bene. Noi siamo comunque alla ricerca dei produttori, confidando appunto che qualcuno possa realizzare l'internazionalità del progetto. Noi andiamo in tutto il mondo a farlo, quindi potenzialmente il bacino d'utenza è enorme, è ogni persona sul pianeta, e abbiamo sperimentato che si divertono tutti, abbiamo fatto ridere i tedeschi, che è una roba rarissima da riuscirci, quindi insomma è un'ottima cosa. In più, dimmi. Siccome nel cinema ci sono alcuni film che hanno un costo di produzione molto, ma molto, molto, molto basso, è possibile che in questo caso non ci sia bisogno proprio dei produttori e uno con l'economia riesca a produrre? Purtroppo questo spettacolo mi sta scaricando il computer. Mi prendi la borsa che c'ho? Sì. Sì, è quello che facciamo quest'anno, però questo spettacolo ha dei costi enormi, enormi, e infatti una delle grosse realizzazioni che abbiamo avuto quest'anno è costa troppo questo spettacolo, dobbiamo ridurlo, e quindi riduzione del cast da 6 attori, proviamo a passare a 5. Il musicista non ce lo portiamo, troviamolo sul luogo, prendiamo un musicista improvvisatore che troviamo sul luogo. Mi dispiace, perché il nostro, ci abbiamo lavorato insieme, è molto bravo, ma ci abbiamo dei costi vivi, e quindi stiamo cercando di tagliare il tagliabile, ok? Però ci sono alcune cose che non puoi tagliare, i viaggi, per quelle 5 o 6 persone, invece di andare in 14 quest'anno, l'anno scorso siamo andati in 14 per uno spettacolo da 6, più musicista e tecnico, quindi diciamo da 8, per avere un turnover, un momento di rilascio. Quest'anno andiamo in 8, cioè staremo lì fissi, costanti, noi dall'inizio alla fine saremo quelli, ci faremo un mazzo così senza relax, ma accorciamo i costi, quindi qualcosa siamo sicuramente riusciti a risparmiare. Purtroppo viaggi, queste spese qui, quei costi ce l'hanno. In più, noi, questo è uno dei primi spettacoli, noi come improvvisazione, chi fa improvvisazione lo sa, come tutte le compagnie iniziano facendo spettacoli per la gloria fondamentalmente, perché ti diverti, perché lo fai, perché ti fai conoscere, eccetera. Questo spettacolo e il musical sono due spettacoli che noi abbiamo deciso di vendere per forza, cioè che non li facciamo per la gloria, o ce lo comprano e quindi gli attori vengono pagati per farlo quando ce lo compra qualcuno, oppure non lo facciamo. E questo ci porta da una parte a rinunciare a delle cose, venite a farlo a Aosta, vi paghiamo il viaggio e tutto, ma non vi paghiamo, no, non ci veniamo, veniamo solo se pagate gli attori, se gli attori vengono pagati. Abbiamo fatto questa scelta progettuale che da una parte ti taglia un po' le gambe, perché magari ti muovi meno, però dall'altra era una roba che dovevamo fare, perché se no non usciamo mai. Sì, il costo dello spettacolo è relativamente alto, non altissimo, cioè no, se lo paragoni. Nel senso che scegli soltanto lì. Sì, sì, questo sì, questo abbiamo fatto. A meno che non è un'offerta clamorosa, ecco, in Canada ci pagano tutto, è uno dei festival più importanti di improvvisazione del mondo, ci pagano tutto, non ci danno il compenso, però ci fanno fare un workshop, ci danno il compenso di workshop, vabbè, veniamo, perché è troppo bello per non andare, però normalmente ci muoviamo solo se ci pagano. Con altri spettacoli. È una bella domanda. Questo spettacolo sembra. Questo spettacolo costa 1.000 euro più le spese, che dice, sembra tantissimo, per uno spettacolo di improvvisazione viene considerato tanto. Lo so, per uno spettacolo di teatro non viene considerato tanto, lo so, però per uno spettacolo di improvvisazione viene considerato tanto.
se ci sono produttori in sala io vi do il numero e sono felicissimo di saperlo. Però insomma questo spettacolo costa. Ma la necessità di definirlo dal punto di vista della comunicazione, no? Cioè, ti sia di improvvisazione o no, ci sia una regia, non se della vendita, non della sostanza. Per una questione, lo facciamo per una questione di corso. Dice, ma non è importante, quando vendi qualcosa non è importante quello che dici, ma come gli altri lo recepiscono. Questa è una regola nella vendita. Cioè, è necessario andare in fase di vendita, di comunicazione, andare a sottolineare questo. Non che tolga a voi il valore del vostro percorso, ma è una cosa che può uscire in maniera più trasversale, perché condizionare troppo questo punto? Cosa vuol dire che qualcuno è partito improvvisando e poi ne è diventata... Questa è una domanda incredibilmente interessante, alla quale... Il margine fra l'improvvisazione, fra quello che si improvvisa e quello che viene studiato, messo in regia, è valutabile solo da chi è chiedere. Perché va spiegato per forza? Questa è una domanda incredibilmente interessante, alla quale non ho una risposta precisa. Lo facciamo perché la nostra compagnia si chiama Bugiardini, l'improvvisazione con effetti collaterali, quindi... Non, forse abbiamo sbagliato tutto dall'inizio, nel senso che dovevamo chiamare i Bugiardini dei tizi che fanno delle robe, non lo so, però noi siamo riconosciuti per l'improvvisazione, quindi siamo anche un po' orgogliosi del fatto che sia improvvisato, per cui forse non lo so, potremmo non dirlo, però ci viene da dirlo, perché è veramente tutto improvvisato. Cioè, lo spettacolo, fatemi fare un piccolo inizio, lo spettacolo, quando dico che è improvvisato, non è che ci sono delle parti che è a canovaccio, è proprio improvvisato. Cioè, lo spettacolo comincia con un attore in scena, muto, che tiene in mano una lavagnetta e c'è scritto sulla lavagnetta, inserite qui una professione, sarà il titolo dello spettacolo di stasera. Perché all'epoca i film, se vi ricordate, si chiamavano The Adventurer, e c'era un lavoro, no? E che era una professione fondamentalmente, e quindi noi facciamo la stessa roba. Il pubblico si alza e su sta lavagnetta va a scrivere il titolo, poi si alza un altro, lo cancella e ne scrive un altro, e questo porta in genere il pubblico a fare dibattito: ma no, ma quello è brutto, comincia, scrivi questo. Alla fine trovano un titolo comune, quasi naturalmente, che è il titolo dello spettacolo. Il titolo sarà quello che viene proiettato all'inizio dello spettacolo sul velatino, e noi da quel titolo facciamo 1 ora e 10 di film, senza avere un canovaccio, senza avere niente. Cioè, noi entriamo in scena, ci guardiamo e cominciamo a improvvisare, e questo è, in qualche modo noi lo dobbiamo dire, perché il pubblico secondo noi lo deve sapere. Gliene sia un valore aggiunto, ma se ne sviluppa comunque una regia, anche se sono dei paletti. Sì, certo, certo. Ma quello che rende più vendibile la questione sono quei paletti, a quanto pare, agli organizzatori, agli addetti ai lavori, è quello. Mm-hmm. Anche se è una falsata, che il pubblico poi ne apprezzi quell'aspetto, però, come dicevo, non è importante quello che tu dici, ma come gli altri lo recepiscono. Se si può dire in maniera diversa quello che vuoi dire, o che la parola improvvisazione possa in certi contesti essere camuffata, non è un reato. Ci penserò, la sostanza arriva comunque poi. Io sapere. Posso darti il nostro contributo, nel senso, è una caratteristica dello spettacolo, è come quando tu vai a vedere uno spettacolo che ti interessa particolarmente perché c'è un autore teatrale o un testo teatrale, e il brivido di andare a vedere uno spettacolo che è completamente improvvisato va detto per onestà al pubblico, quindi va detto sia al pubblico ma anche al produttore dello spettacolo, ad esempio. Deve diventare un mestiere e ti deve rimanere un incasso, allora uno deve valutare come ha comunicato qualcosa. Ho capito, ma io credo che le difficoltà, se vogliamo così chiamarle, per vendere uno spettacolo di improvvisazione siano le stesse difficoltà nel vendere uno spettacolo di teatro sperimentale, di altro tipo di teatro. Però se posso risponderti alla domanda, io credo che quella sia una cosa da dire per onestà anche al produttore, a chi decide poi di mettere in scena lo spettacolo. Deve sapere che la caratteristica di quello spettacolo, perché è la caratteristica di quello spettacolo, è che è completamente improvvisato, che non è una cosa che necessariamente dobbiamo vedere come una penalizzazione, quindi una cosa sbagliata, una cosa che loro... Allora, a prescindere dal fatto che io ti dica, guarda che sto improvvisando, sto ballando, sto cantando, lui viene e vede. Sì, il problema è che poi riviene e non vede la stessa cosa, e lui capisce, perché non è scemo. Ed è peggio. E dice, ah, quindi vi può venire male. E questo quindi vi può venire male?
finale lo dovrebbe valutare lui nel momento in cui non viene a vedere solo una volta, cioè uno non viene a produrre uno spettacolo del genere. Esatto, esatto, quindi vi può venire male, però questa componente di rischio che c'è, perché l'improvvisazione ci deve essere, perché se non ci fosse non sarebbe improvvisata questa componente di rischio, molto spesso i produttori non l'accettano perché è rischioso. Whose Line Is It Anyway, esempio che chi improvvisa conosce, io non improvvisano mai, era un spettacolo di improvvisazione di TV americano, molto veloce, è andato in onda per 15 anni, ok, nella televisione americana. Loro giravano 4 ore e prendevano i 22 minuti migliori, e nell'improvvisazione vera non, perché il resto delle 3 ore e mezza faceva schifo. C'è questa possibilità, sta improvvisando. Nell'improvvisazione nostra noi ore 10 pronti via, partiamo, può venire male, noi abbiamo fatto un sacco di spettacoli di questo tipo brutti, e i produttori, almeno quelli che abbiamo interpellato noi, lo capiscono, lo percepiscono, e nonostante il pubblico si spetasci comunque, capiscono che c'è questo rischio e non tutti sono disposti a correre. Ma rispetto al fatto che possa venire male, come riuscite a vendere il fatto invece dell'appeal che sia un prodotto originale? Guarda, questo è molto figo, che ci fu un recensore inglese che vide lo spettacolo e disse: idea fighissima, realizzazione bellissima. Lo spettacolo non era venuto benissimo quella sera. Disse: idea bellissima, realizzazione bellissima, non capisco perché improvvisino. E la prima reazione nostra è stata: ma che scemo, si chiama un improvised silent movie, perché dobbiamo improvvisare, se no facevamo un'altra roba. Però in realtà abbiamo capito che quello che lui diceva è: ma la cornice, la confezione è talmente bella che scrivetelo e portatelo in giro senza improvvisarlo, funzionerebbe lo stesso, ok? Perfetto, funzionerebbe lo stesso, può essere che funzionerebbe lo stesso, però non è quello che volevamo fare noi. Noi vogliamo fare quello, vogliamo che il produttore capisca che l'improvvisazione sia una cosa. Logicamente per voi non è portare in giro un progetto di improvvisazione, sì, portare in giro anche un'idea educativa rispetto alla valorizzazione dell'improvvisazione. Ma ce ne frega, è un settore, diciamo, proprio una nicchia. Diciamo che più che altro è portare il lavoro che si fa. È portare in giro il fatto che tu fai spettacoli di improvvisazione. Io vi posso garantire che il pubblico, venendo a vedere i miei spettacoli di improvvisazione, soprattutto più ne faremo di questi, e il pubblico si divertirà un sacco. Ti devi fidare del produttore che noi con questo spettacolo riusciamo a riempire il teatro, e questa è una cosa un pochino in cui ti fanno resistenza, perché dicono lo so. Allora, parte è perché c'è questo rischio, parte è perché molto spesso l'improvvisazione viene vista non come teatro, ma anche per colpa degli improvvisatori stessi, che spesso salgono sul palco e cominciano e quindi il teatro non è più teatro, diventa animazione, no? E l'improvvisazione spesso è così, e quindi giustamente chi la vede dice: ma io non produco uno spettacolo in cui la gente sale sul palco e fa giochini da villaggio. Ok, c'è quella componente dell'improvvisazione, ma c'è anche la componente teatrale che va valorizzata, però anche per colpa nostra degli improvvisatori, le due cose ormai si sono mischiate e diventa difficile riuscire a convincere un produttore che l'improvvisazione può essere davvero teatro. Dovessi riuscirci, però state tranquilli, ve lo farò sapere. Una domanda, dal punto di vista amministrativo. Sì, no, no, vai, poi c'era. Ok, dal punto di vista più tecnico, amministrativo, come funziona poi il sistema in questa sede? Nel Fringe? Sì. Nel senso, voi come gestite il pagamento? Ok, allora ti posso prima sentire la tua domanda, che mi rimaneva su questo argomento, e poi ti rispondo. Oh, io forse dico una cosa banale, che ci sono stati periodi, no, nella storia della nostra civiltà in cui il teatro era solo teatro di improvvisazione, no? Facciamo ad esempio della commedia dell'arte, no? Che è l'unica forma di teatro che la gente conosceva, che andava a vedere. Cambiate, no? Perché sono diventate altre le cose importanti nel teatro, no? Per cui la gente andava a vedere al teatro perché c'era un testo bello, c'era un copione interessante, poi è andata a vedere il teatro perché c'erano degli effetti speciali, delle scenografie interessanti. Poi adesso va a vedere il teatro perché ci sono le veline della televisione che fanno spettacolo, ci sono i presentatori della televisione che fanno spettacolo, ci sono i giornalisti che fanno spettacolo, tutti fanno spettacolo. E quindi, secondo me, si è persa la centralità dell'attore, no? Penso che il desiderio dell'attore, dell'artista, è quello di non mettere etichette al proprio lavoro. E quindi il pubblico dovrebbe
Però il problema è che abbiamo educato il pubblico ad altre forme di spettacolo, ad altri generi di spettacolo, no? Per cui anche il produttore vuole sapere che tipo di spettacolo sostiene, che tipo di spettacolo produce, no? E oggi i produttori non vogliono rischiare niente, no? Perché se uno mette dei soldi non vuole rischiare, vuole che quei soldi che investe poi ritornino, no? Ritornino attraverso i biglietti del pubblico. Per cui questa componente di, che giustamente dicevi, di rischio, no? È una componente è importante nella valutazione che il produttore fa. Questo penalizza, secondo me, l'autonomia, la libertà dell'artista, no? Perché è difficile oggi, non è difficile, c'è una fetta di pubblico che va a teatro perché vuole vedere l'attore bravo, no? L'attore straordinario che ha delle... Però la maggior parte del pubblico oggi che va a vedere spettacolo non cerca questo, no? Va per altri motivi, va perché... magari deve solo divertirsi, non è che il teatro di improvvisazione non fa divertire, no? Certo. Però magari cerca un'altra forma di divertimento, no? Cerca più l'evasione che il divertimento, che sono due cose diverse. E, niente, questo volevo dire, quindi diciamo l'artista sta in mezzo ad un sistema che funziona in un certo modo, no? Per cui, insomma, quello che volevo dire, sì, io a te non conviene, no, di dire che fai teatro di improvvisazione, perché insomma, ti chiudi le porte, no? per la distribuzione. Ma io posso anche non dirlo, il problema, no, è che lo capiscono. Nel è senso chiaro, che, è chiaro. Nel senso lo capisco perché il pubblico è educato in un certo modo, no? Sì, ma anche perché lo stesso... Perché il sistema funziona in un certo modo. Ma anche perché lo stesso... Io non è che... a me interessa mettere un'etichetta, io posso anche non dire al pubblico che lo spettacolo è improvvisato, lo faccio di fatto perché chiedo a loro il titolo e poi improvvisiamo, quindi capita spesso che vengono e ci dicono ma il vostro spettacolo non era improvvisato, anche se gli dico che era improvvisato perché era talmente venuto bene che ti dicono che non è improvvisato, questo a chi improvvisa capita spesso. Non interessa a me mettere etichette sullo spettacolo, il problema è che il produttore lo vede e ti dice questa cosa c'ha una componente di rischio che io non posso caricare sulle mie spalle. Esatto, e attenzione, noi abbiamo fatto, veniamo da una stagione di musical improvvisato che abbiamo fatto la prima poche settimane fa, abbiamo fatto 4 date esauritissime, tutte sold out, abbiamo fatto la quinta straordinaria che è andata esaurita in 3 ore. Quindi abbiamo invitato un produttore dicendo vieni a vedere che fenomeno, stiamo riempendo i teatri, la gente si diverte, non fa altro che ridere, impazzisce, è bella, si emoziona e tutto. La risposta è stata, ma c'è una componente, se vi viene male, ho capito, abbiamo fatto 5 date tutte esaurite, evidentemente la gente... Esatto, non lo prenderanno mai, capito? Questo è il concetto. Ok, questo succede però, permettimi di dire, molto spesso, probabilmente anche perché c'è una qualità artistica leggermente minore magari dell'attore di improvvisazione, io questo non è possibilissimo, però per esempio tornando agli Showstopper che sono una compagnia di improvvisazione, erano nel West End di Londra dove fanno musical, in un teatro dove fanno musical c'erano loro, perché lì ci sono entrati, perché riempiono i teatri e perché il fatto che sia improvvisato è un problema fino a un certo punto. È qui la maggior parte del problema, che lo capisco anche, perché a Londra i teatri comunque continuano, non dico a essere pieni, ma insomma ad andare benino, qui fanno un pochino più fatica, un produttore dice non me lo prendo st'altro rischio, preferisco mettere Gabriele Cirilli, con tutto rispetto per Gabriele Cirilli, quello di Chi è Tatiana, perché nonostante faccia Chi è Tatiana, però il teatro è pieno, ok? Quindi in quest'ottica, in questo paese, in questo momento, nel teatro, secondo me, rischiano in pochissimi e rischia solo chi se lo può permettere, quindi noi siamo in qualche modo tagliati un po' fuori, ma infatti noi cerchiamo anche produttori stranieri, cioè andiamo al Fringe anche per questo, nella speranza di trovare un produttore che dia questa cosa è figa, proponiamola in giro per il mondo, e chissà, non accadrà mai, ma chissà, noi insistiamo perché... Anche un'altra cosa sempre sui produttori, che poi questi produttori non è che ce n'è tanti in giro, la maggior parte delle persone, di questi fantomatici produttori neanche li va a vedere gli spettacoli in un primo momento, quindi devi inviare un DVD, devi far vedere qualcosa,
e lì non si può barare. Se è improvvisato, devi dire che è improvvisato, quindi in quel caso devi sfruttare quella cosa come una risorsa. Ad esempio, anche l'esperienza proprio su quello che diceva prima il direttore, no? Qui in Puglia, con il Teatro Pubblico Pugliese, noi abbiamo avuto un incontro, eccetera, abbiamo parlato dei nostri spettacoli di improvvisazione. La risposta è stata: il pubblico non è pronto. Che vuol dire? Tutto? Non vuol dire niente? Che cosa vuol dire il pubblico non è pronto? Noi, grazie a Dio, i teatri li riempiamo, quindi vuol dire che il pubblico è pronto. Però si riferiva evidentemente a un certo tipo proprio di cultura e di mentalità da parte di magari gli abbonati alle stagioni teatrali, quelle del teatro classico, quelle di un certo tipo di teatro, che vogliono sempre rivedere quel tipo di spettacolo di teatro classico e così via. E un'altra cosa è sul fattore rischio. Cioè, il fattore rischio non vuol dire che se io vado a vedere Shakespeare vado a vedere uno spettacolo bello. Vuol dire che vado a vedere un testo di Shakespeare che magari è recitato peggio rispetto agli altri, no? Quindi... solamente la cover band, quello male prende la cover band perché la gente immagina di vedere il cantante originale. Siamo arrivati a livelli dove ormai si mettono le foto dei gruppi, non si mettono neanche più i nomi del band. Questo non è un concerto di Vasco Rossi. È lo stesso concetto, io vado a vedere Shakespeare. Cioè, magari uno immagina di vedere Shakespeare lì seduto a fianco vedendo l'opera, ma sono 10 che... di milioni di persone che lo reinterpretano. È lo stesso ragionamento della cover. Sì, ma proprio sul fattore rischio, no? Sul rischio di un produttore, abbiamo parlato, sul rischio dello spettatore che vede uno spettacolo brutto. Ma quante volte ci capita di vedere spettacoli brutti, recitati male da attori professionisti o da compagnie di professionisti? Ma questo... il fatto del rischio, come viene gestito sotto il profilo proprio del finanziamento? Cioè, lo spettacolo, facciamo che io abbia uno spettacolo improvvisato, però io, tu mi dici, ho su un trend quasi sempre sold out. Cioè, come fa un soggetto a non valutare il rischio minimo in virtù del fatto che c'è un trend che mi assicura comunque un'affluenza? Questa è una bella domanda. Questo tipo di approccio è possibile che non ci sia in chi investe del denaro? Non ti so rispondere, cioè, è una bella domanda, non lo so. Cioè, io non posso pensare di rischiare sul singolo spettacolo, ovviamente, no? Non è la serata che mi determina qualità, come diceva Fabio, io vado a vedere Shakespeare, quella sera quegli attori, seppure su un testo, però fanno cagare. Fa male. O capitano nella serata storta, anche, magari. Mentre, ovviamente, se io devo investire sul rischio, devo prendere un treno. Come fanno le compagnie di assicurazione? Cioè, pari, uguale. Se una compagnia riesce a garantirmi su un mese di serate almeno il 85% di serate che vanno bene, è chiaro che il rischio è minimo. Non ti so rispondere. Capisco la tua osservazione, cioè non ho una risposta. Io ti posso dare una mia interpretazione possibile, poi esatto, dovrebbe essere così. Poi anche il direttore, che possa esistere il problema al contrario. Ma guarda, comunque scusami, Fabio, funziona lo stesso anche. Funziona anche sullo stesso su uno spettacolo bellissimo scritto che funziona sempre, cioè se non c'è al momento, se non c'è, dico, Fabio Volo che fa lo spettacolo a teatro, è probabile che il produttore non te lo compri, perché momentaneamente i teatri in Italia fanno fatica, quindi si riempiono se c'è il personaggio che fa lo spettacolo. Chi vuole sperimentare molto spesso se lo paga, cioè è così, i produttori non rischiano. Tutto quello che non è teatro che determina il trend del teatro. In questo momento temo che sia in Italia sia così. Magari mi sbaglio, non lo so, però temo. O ci sono tradizioni consolidate per cui ci sono quei teatri che vanno avanti da soli, cioè puoi mettere qualsiasi cosa che sono comunque pieni. Io l'altro giorno, qualche mese fa, sono stato a vedere Shrek the Musical al Sistina o al Brancaccio, non ricordo. L'avevo visto negli Stati Uniti, spettacolo meraviglioso, lo vado a vedere al Sistina, una produzione enorme, c'erano 38 persone al Sistina, cioè vuol dire che fai comunque fatica, cioè, a vendere lo spettacolo, perché non c'era il nome, non c'era nessuno che tirasse. Purtroppo momentaneamente, secondo me, non mi voglio lanciare in territori che non sono miei, quindi parlo da pubblico e non da esperto, ma secondo me, non essendo un produttore, ma secondo me la questione è, in questo momento temo sia così. Cioè, paradossalmente la mediaticità televisiva ha monopolizzato anche il teatro. Cioè, se io non faccio un talent show, se non vado in televisione, è difficile che comunque riesca a raccogliere finanziamenti anche il teatro. Esistono sicuramente delle eccezioni, grazie al cielo, però penso che il trend sia questo. Poi ripeto, non parlo da produttore in questo momento perché non lo sono, mi piacerebbe ma non lo sono, parlo da pubblico. Che non trovano circolazione, non trovano distribuzione, non trovano piazza, no?
questa è la situazione in Italia. E questo non vuol dire che anche qua passano spettacoli che riempiono il teatro, però hanno un giro limitatissimo, no? Cioè non riescono a entrare nei circuiti ufficiali. Teniamo presente che anche i teatri che non rischiano, quindi magari mettono il titolo in cartellone, poi non è detto che vadano pieni in questo periodo, anzi da un bel po' di anni. Quindi anche questo, io la risposta te la posso dare sulla televisione, perché ce l'hanno dato, perché l'improvvisazione non va in televisione, perché non si può controllare, ci hanno detto. Quindi in televisione ad esempio può andare uno spettacolo teatrale, ma non può andare uno spettacolo senza testo. Non si può controllare quello che l'attore dice, uno, e due, il produttore non ci guadagna perché non ci sono testi registrati. Gli spettacoli di improvvisazione sono tutti senza alcun diritto si ha, perché l'attore in quel momento decide. Ma guarda, su questo te lo dico per esperienza, perché io, essendo autore televisivo, ci ho provato un sacco di volte a portare l'improvvisazione in TV, e il motivo non è questo fino a un certo punto, che comunque registreresti, quindi controlli benissimo quello che dice l'attore, perché lo tagli e fai quello, dici quello che ti pare, e contemporaneamente sui testi registri il testo dopo, e quindi prima della messa in onda, e quindi è comunque testo, si ha i soldi, ce li prendi lo stesso. Secondo me non è tanto quello il problema, è che momentaneamente non interessa l'improvvisazione, non la venderesti a nessuno. A che ora la metti? Cioè ne fanno proprio un prodotto, un problema commerciale. A che ora la metti? Qual è il pubblico interessato all'improvvisazione? In televisione, partire dal presupposto che in televisione in Italia ci sono i vecchi, ok? Partite da questo presupposto, davanti alla televisione in Italia sono i vecchi o al massimo qualche bambino. Ok, quanti vecchi e quanti bambini sono i vostri spettacoli di improvvisazione? Pochi, ok? C'è una fascia di età media. Quella che non sta in TV. Quindi a chi la vendono l'improvvisazione in TV? Tutti quelli che mi hanno... Io l'ho proposta l'improvvisazione e la risposta è estremamente commerciale. Non c'è controllo dei contenuti, perché è molto meno... In televisione è molto meno violento di quello che sembra. La domanda è: a chi la vendo l'improvvisazione? Il pubblico di improvvisazione davanti alla TV non c'è. Alle Franz piaceva ai bambini, cioè Buona la Prima piaceva principalmente a un pubblico molto giovane. Quindi l'improvvisazione che fate voi, che facciamo noi, non può andare in televisione, perché non si sa chi venderla momentaneamente. Okay? Differenze negli Stati Uniti, dove negli Stati Uniti non sono solo vecchi e bambini davanti alla televisione, anche perché sono milioni di persone, quindi c'è un altro tipo di proporzione, no? Anche commercialmente. Sì, ma poi anche commercialmente, qui una roba di nicchia la fai per 20.000 persone, là una roba di nicchia la fai comunque per 12 milioni di persone, quindi se fai la proporzione a livello commerciale, comunque la nicchia là ti fa guadagnare qualcosa, qua no, quindi no, se vai a fare il paragone. Ma questo, ripeto, stiamo sforando dal punto di vista televisivo, che non è... La radio invece, dialoghi alla radio, non alla ripetizione, con l'improvvisazione. E lì l'altro concetto che ti dicono è: ma la radio è improvvisata. Quindi puoi fare delle strutture, secondo me la radio potresti fare delle strutture di improvvisazione, ma anche lì a chi li vendi? A quali grossi, quelli radio DJ. Non interessa? Ci sono gli speaker che funzionano. Ma no, ma anche l'unica possibilità sarebbe Radio Rai, ma anche lì la questione è, perché le radio private adesso stanno prendendo un'altra direzione, stanno andando verso sempre meno parlato più musica, e quindi prendono un'altra direzione, brutta musica, ma musica. Sarebbero le radio Rai, ma anche lì non interessa, che dicono: ma che pubblico l'ascolterebbe? Quale pubblico l'ascolterebbe? La gente fondamentalmente vuole il nome. E online invece dove sono? Ah, online puoi fare quello che ti pare, il problema è che ti vedono in 800, però online potrebbe funzionare. Credo che al momento, in questo momento, sarei felicissimo di essere smentito, ma in questo momento lo spazio dell'improvvisazione rimane il teatro. Poi magari un domani ritornerà a essere la televisione, perché lo è stato in passato, ma ritornerà a essere la televisione o il web o la radio o quello che ti... In Inghilterra è la radio, tantissimi spettacoli di improvvisazione in radio, sulla BBC, sulla BBC 2 ce ne stanno un sacco. Però in Italia al momento la televisione vecchi e bambini, quindi non pubblico per la televisione, cioè non pubblico per l'improvvisazione. Sta venendo un po' per la magia, c'è un teatro, qui ci sono anche stato, che è uno specializzato su spettacoli di magia, non ricordo il nome, c'è un teatro non grande dove fanno costantemente spettacoli di magia. Forse l'Alba? Giusto. Per quanto riguarda l'improvvisazione, c'è un luogo fisico dove avete creato per dare un'identità? Ci piacerebbe tantissimo, ma non ci siamo ancora riusciti, perché nessun teatro camperebbe solo di spettacoli di improvvisazione. Per cui credo che sia un obiettivo comune di moltissime compagnie di improvvisazione romane, ma credo italiane, ognuno vorrebbe avere lo stadio di improvvisazione.
fa tenerezza pensare che c'è in tutto il mondo e non a Roma. Cioè a Chicago c'è, in tutte le città più grandi c'è. Vabbè, ma Roma è un caso speciale. Pensate solo che, una roba che a me mi dà i nervi, pensate solo che a Roma, una città che c'ha turismo credo da febbraio a febbraio, praticamente tutto l'anno, non c'è un teatro per turisti. Non c'è un teatro per turisti. Cioè la gente vuole venire a teatro una sera, e c'è in tutto il mondo il teatro in inglese per turisti, a Roma non c'è. E quando tu lo proponi alle istituzioni ti dicono, ma fai teatri, vabbè, allora non lo facciamo. Però non c'è un teatro per turisti, e lì sono soldi, cioè è un'idea da poter fare. In inglese devi trovare compagni in inglese, ma che è un problema? Beh, li porto anche da fuori, non è questo il problema, ma non c'è. Cioè, ci sono tantissime compagnie di improvvisazione, ognuno ha il suo piccolo teatro, il suo grande teatro. Andare a pensare che tutte le compagnie abbiano in accordo uno. I teatri ti dicono di no, però si sta sviluppando una tendenza del genere, cioè esatto, le compagnie si stanno accentrando in maniera tale che il pubblico comincia a percepire che lì si fa improvvisazione, e questo in realtà è comodo per tutti, perché si comincia anche a rompere quel meccanismo di competizione di cui vi parlavo poc'anzi, no? Ma si capisce che se il pubblico viene a vedere al mio spettacolo di improvvisazione, smettila di pensare che poi non venga al tuo, anzi probabilmente verrà anche al tuo, perché se le piace l'improvvisazione verrà poi a vedere anche il tuo. Però le cose stanno cambiando, in questo a Roma sta accadendo anche questo, e secondo me è una cosa buona. Purtroppo lo stabile dell'improvvisazione, come c'è a Chicago o in tanti altri posti del mondo, no. A Chicago ce ne sono 5, quindi figure. E la scuola invece educare sin da bambini i ragazzi ad apprezzare, andando al teatro, che ci sono vari tipi di comunicazione, quindi mandare direttamente le scolaresche alle 12:30 sono nello spettacolo. Ripeto, rientriamo nella sfera delle differenze culturali nelle quali non cioè che cosa che ti dico? Ti direi sì, ma ti direi un'ovvietà, nel senso che è chiaro che c'è una differenza culturale. Si potrebbe fare, nel senso, ma non c'è una potenza, andiamo con tanto a Roma non ce ne sono tante, quindi adesso ci sarai sicuramente. Esatto. Ok. Rispondevo invece alla tua domanda, che era molto concreta e pratica. Dal punto di vista amministrativo, il Fringe funziona in questo modo. Tu hai un accesso costante e la possibilità di controllare online, anche in questo momento, se volessi, a quanti biglietti hai venduto, a che ricavo hai fatto, a quali offerte stai, a qual è la quota che il Fringe ti deve, in ogni momento, ogni giorno di tutto il Fringe. La venue si tiene il conto a parte, si fa il conto a parte, alla fine di ogni spettacolo ti chiama da una parte e ti dice vieni qua, ti fa vedere quanti biglietti ha venduto, quanti omaggi stampa, che comunque hai stabilito tu, quanti omaggi stampa lasciare ogni giorno, quindi quanti hai deciso tutto tu, viene e ti fa firmare il foglio in cui ti fa vedere gli incassi, tu te lo segni da una parte e poi a fine Fringe sia la venue sia la Fringe Society ti versano sul conto corrente che tu hai lasciato al momento dell'iscrizione i tuoi incassi, trattenendosi la percentuale la Fringe Society che deve trattenersi con ricevuta eccetera eccetera eccetera. Tu di fatto non hai biglietti mai, perché il box office lo fa effettivamente la Fringe Society per te, perché tu hai un contratto con loro, però poi la Fringe Society ti versa i tuoi biglietti. Sì. Dal punto di vista degli oneri invece, cioè lì il sistema ha le stesse difficoltà che si riscontrano qui, c'è la necessità di andare incontro a delle contribuzioni, oneri fiscali eccetera, questo perché preventivamente prima di partire chiaramente facendosi due conti alla mano, una cosa è non diamoci un compenso, ma un'altra è però ci sono degli oneri che comunque bisogna pagare, perché sennò si va incontro dei controlli, bla bla bla. Sì, credo che ci sia un limite per i pagamenti dall'estero, almeno quest'anno so che le cose sono un po' cambiate. Stiamo addentrandoci in un terreno del quale io sono abbastanza ignorante, come ti dicevo prima, dal punto di vista fiscale. Credo, ma vado veramente a tentoni, che ci sia un limite di soldi che puoi prendere dall'estero sotto il quale
paghi solo una tassa alla, lasci solo una tassa alla regina, insomma, a sua maestà, e il resto dei soldi ti arriva al culo. Noi abbiamo pagato delle cose, nel senso, non abbiamo preso esattamente i soldi che abbiamo incassato al box office, qualcosa ci è stato tolto dal punto di vista fiscale. Non ti so dire, perché se ne occupa il mio commercialista e me ne scuso, cioè il nostro commercialista e me ne scuso, se le abbiamo lasciate alla regina o le abbiamo pagate in Italia, insomma, dove le abbiamo lasciate, però da qualche parte le abbiamo lasciate. E anche sulla contribuzione non ti so esattamente dire come funziona, invece ti so dire, perché lì me ne occupo io, della SIAE, che comunque è una tassa, lì non c'è la SIAE come ce l'abbiamo noi, i diritti, poi soprattutto per noi che sono uno spettacolo di improvvisazione, quindi non so esattamente come funziona per il testo, ma noi ci chiedono un'eventuale tassa per la musica, per la musica improvvisata, ma se dichiariamo che è improvvisata non gliene può fregare di meno, però dobbiamo dichiarare che è improvvisata e i controlli vengono a vedere che tu non usi musica improvvisata, però la tassa è zero, altrimenti c'è un costo forfettario per tutto il fringe. Cioè, sono talmente organizzati ormai dopo 40 anni che c'hanno i pacchetti, cioè le compagnie di assicurazione c'hanno il pacchetto fringe, paghi 70 sterline e c'hai tutto pronto, tutto coperto, quello che serve a te. La SIAE c'ha il pacchetto fringe, a seconda di che spettacolo fai, di quanta musica fai, di come la fai, sai che cifra devi pagare. È tutto molto schematizzato ormai dopo 40 anni, quindi fai tutto online, è tutto molto facile. Dal punto di vista fiscale me ne dolgo, ma non sono ferratissimo, quindi non ti so dare una risposta precisa. Credo che sul sito del Fringe trovi tutto, ma io veramente ne capisco pochissimo. Altre domande? Ok. L'ultima cosa che volevo dire sul futuro è che noi siamo andati al Fringe con l'idea di fare un investimento su 3 anni. Cioè, abbiamo fatto il primo anno, faremo il secondo, se le cose non vanno catastroficamente quest'anno, nel senso che anche, ci va bene anche andare leggermente sotto l'anno scorso, pagando un po' la mancanza e l'effetto novità, dovremmo tornare anche l'anno prossimo per fare quella che tutti ci hanno definito stabilizzazione, cioè ti stabilizzi al Fringe e la gente comincia a venire perché è abituata a vederti e quindi sa che si diverte, eccetera, eccetera. Chiaramente se le cose vanno molto male quest'anno lo prendiamo come un rifiuto del nostro spettacolo e ce ne torniamo con tutte le pivette nel sacco e diremo addio al Fringe. Chiaramente tutto attraverso produzione interna, fino a che non troveremo il produttore di qui sopra che accetta il rischio e ci riempie di soldi. No, al di sotto lo standard abbiamo realizzato noi l'anno scorso, cioè noi abbiamo fatto l'anno scorso il 56%, se quest'anno andiamo molto sotto, cioè sotto al 45, sotto al 40, a parte il fatto che è una catastrofe per le nostre tasche, proprio personali, non d'associazione. E poi decidiamo, ok, triplice fischio della nostra esperienza al Fringe. Se invece andiamo poco sotto o meglio ancora sopra, continuiamo. Tanto per darvi un'idea di quest'anno, infatti parliamo di produzione interna, quindi soldi che mettiamo noi, non c'è più crowdfunding, quindi stiamo facendo workshop, abbiamo tradotto un libricino di improvvisazione dall'inglese all'italiano, mettendoci d'accordo con l'autrice, che è una famosa improvvisatrice americana, che devolverà parte dei nostri incassi a questa esperienza, parte degli incassi del libro a questa esperienza. Insomma, stiamo agitandoci come dei pesci catturati per cercare di tirare su questi 5.000 euro che ci servono, per apparare il crowdfunding e vedere che cosa andrà, sapendo che abbiamo risparmiato un pochino dall'esperienza, spendiamo meno soldi in minchiate, scusate il termine, quindi riusciamo forse a rimetterci meno. Fate però sempre il conto che per andare pari quest'anno noi dovremmo vendere il 110% dei biglietti, che direi che è piuttosto impossibile, visto che al massimo ne potremmo vendere il 100%, no? Quindi sicuramente già sappiamo così che pari non ci andremo, bisogna solo capire di quanto finiremo sotto, speriamo di poco, ok? Però tu tutto l'anno lavori per fare questa esperienza che, come al solito, ti permette di fare il tour estivo del 2014, per esempio, dove noi siamo stati in Portogallo, andremo in Canada, in Germania, torneremo a Edimburgo, poi lì mancano alcune date in Francia, quindi insomma ci permette di girare un sacco e di fare contatti nella speranza che Summer Tour 2015 sia un'immagine molto più alta di quella e così via, nel senso che ci siano ancora più date. Non so se lo tratterai dopo, quindi ti pongo la questione. A livello di investimento e di piano finanziario economico, come lo gestite? Cioè, voi avete detto non vi muovete se non vi pagano, per cui tutto l'altro resto delle uscite che fate nella stagione estiva è a costo coperto? Sì, però per l'associazione non entra praticamente nulla. Nel senso che c'è i costi vivi.
scusate, i costi vivi di spesa, ci sono i costi di viaggio e poi gli attori vengono pagati e sono finiti poi i soldi, cioè l'associazione di fatto non entra nulla, l'associazione non rientra dei suoi investimenti per questa cosa qui. Esatto, sì, esatto, il compenso degli attori che vengono, e non gli paghiamo la trasferta, che pure dovremmo, cioè comunque un pochino ci rinunciano loro, a qualcosa rinunciano per fare l'esperienza. Ma quanto può guadagnare? Fino a 4.000 euro al giorno, se sei molto, non stai scherzando, no, non te lo, sicuramente meno di un attore di testo, nel senso, credo. La maggior parte gli attori di improvvisatori, anche gli attori di improvvisazione, anche i mostri sacri che noi abbiamo conosciuto all'estero guadagnano dalle lezioni. Che domanda è, scusa? Non so quanto guadagna un non so quanto guadagna un animatore turistico, non ti so fare delle cifre, dipende dalla bravura dell'attore, dalla stima. Generalmente l'attore di improvvisazione, fatti conto che la maggior parte del suo ricavo viene dai workshop, cioè dalle lezioni, e non dagli spettacoli, perché dagli spettacoli molto spesso non prende niente, se prende prende poco più del minimo garantito, che adesso non so qual è, se qualcuno di voi sa quant'è il minimo garantito per un attore, comunque prende poco più del, ecco, prende poco più del minimo garantito esatto, prende poco più del minimo garantito di un attore, e spesso la maggior parte degli attori di improvvisazione va gratis a fare gli spettacoli, perché magari gli ci mettono a fianco un workshop. Per esempio, noi abbiamo avuto recentemente Patty Styles, che è un mostro sacro dell'improvvisazione. Ai non improvvisatori non dice niente, ma gli improvvisatori, che non so, immaginatevi Strasberg dell'improvvisazione, proprio un mostro totale. E lei è venuta a spettacolo gratis e a fianco un workshop qui in Italia che si è fatta strapagare, quindi guadagnano di quello. Poi ripeto, se stai in Italia, preparati abbastanza a fare la famuccia, se stai all'estero è meglio, se riesci a parlare inglese c'è tutto il mondo intorno, come diceva un noto filosofo, quindi puoi andare in giro e riuscire a fare spettacoli, sì, cioè, infatti si fa pagare un bel po'. Ma tornando al futuro, dicevo appunto, perché tutto questo? Perché quello che ti permette di fare il Fringe, e secondo noi solo il Fringe, almeno dalla nostra esperienza, è un'infinità di contatti che ti permettono, ti alzano il valore della tua compagnia, ti permettono di girare, ti chiamano a fare workshop perché sanno che tu hai studiato quel lavoro e che quindi gli puoi proporre qualcosa che nessun altro gli può proporre, e quindi vale la pena rimetterci quei x mila euro l'anno divisi in tutti i componenti della compagnia, perché poi tutta la compagnia ne, tra virgolette, guadagna. Però è un investimento a lungo termine, cioè noi non possiamo pensare che ok, l'anno prossimo siamo ricchi, ragazzi, lasciamo, abbiamo fatto, siamo da paura. No, cioè ci metteremo tempo, semmai ci riusciremo. Questo è quanto. Per chi fosse interessato ad eventuali approfondimenti, o se ci fossero dei produttori in sala ricchissimi che vogliono comprare lo spettacolo, soprattutto la seconda, info@bugiardini.it, salentimpro.com, bugiardini.it, Facebook, ci hanno segato l'account l'altro giorno dopo 5 anni di storia, buttandoci via tutto, quindi adesso cercheremo di rifarci, non sappiamo bene perché ci abbiano ucciso l'account, adesso è aperto ma ce lo richiuderanno a breve, e Twitter, @ibugiardini. Dunque, abbiamo parlato del crowdfunding, abbiamo parlato dell'esperienza al Fringe. Non vi ho detto una cosa importante: noi non siamo completamente diciamo disamorati dai finanziamenti statali. Per andare quest'anno al Fringe ci abbiamo provato un sacco e con scarsissimi risultati, perché per la solita parola improvvisazione, maledetta parola improvvisazione, è la nostra passione ma è contemporaneamente un altro grosso problema. Abbiamo fatto diversi bandi. Come sapete, fare un bando porta via un sacco di tempo, per raccogliere documenti, per fare tutte le cose per bene, e la risposta è sempre quasi stata: ah, idea fighissima, ma fate improvvisazione, quindi no grazie, nemmeno due spicci per la benzina, proprio niente. Chissà, magari un domani, se le cose dovessero cambiare. Ultimo su tutti abbiamo fatto Moving Up, non so se conoscete, un bando per artisti per andare all'estero, sembra fatto apposta per noi, c'era proprio scritto mancate voi, e abbiamo fatto... Esatto, infatti invece manco per niente, proprio non siamo stati. Non so se tu hai avuto modo di incontrare questa compagnia di Lecce che è andata a fingere l'anno scorso. Con come si chiamava lo spettacolo? Cenerentola. Sì, forse l'abbiamo incontrati allora, sì. Allora,
loro hanno fatto, si sono messi insieme ad altre compagnie, quindi erano, mi sembra, 3 o 4 compagnie. Tre. E loro hanno chiesto aiuto all'Istituto Italiano di Cultura di Edimburgo, perché l'Istituto Italiano di Cultura ha fatto un accordo con Finge. Sì. Praticamente loro si sono portati una tenda, sì, sotto la quale hanno fatto gli spettacoli. Quindi, diciamo, il Fringe ha consentito che non utilizzassero e quindi non pagassero l'affitto del teatro, però hanno avuto chiaramente costi di trasporto della tenda di Edimburgo. Quindi loro gli spettacoli hanno fatto sotto questa. Però li potevano fare nell'orario in cui volevano. Eh beh, certo, sì. Ed erano sull'elenco del Fringe? Sì, 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 sì. Ok. Noi con l'Istituto Italiano di Cultura Edimburgo. Però anche per loro, insomma, poi mi hanno raccontato che è stato un disastro. Sì, sì, sì. Allora, l'Istituto Italiano di Cultura di Edimburgo in realtà ti contatta subito appena ti iscrivi al Fringe, fanno un scanning delle compagnie che sono italiane e ti contattano e sono molto carini, e noi appena abbiamo visto l'Istituto Italiano di Cultura di Edimburgo abbiamo subito fatto: ah, ci avete dei soldi? No, perfetto, ok, finito lì l'entusiasmo. Però in realtà sono stati poi molto carini, perché ci hanno aiutato nella promozione, hanno il loro materiale che danno alle comunità italiane a Edimburgo, e quindi poi gli italiani vengono comunque a vedere il tuo spettacolo. Sono loro che ci hanno permesso di avere un'intervista al TG2 che purtroppo non siamo mai riusciti a recuperare, però che parlava del nostro, tra gli altri, anche del nostro spettacolo di Edimburgo. Insomma, loro sono molto attivi. Da quello che ci dicevano, fanno tutto quello che possono aiutarti, ma non cacciano una lira, ma perché fondamentalmente non ne hanno. Quindi è una istituzione su cui contare. Con noi anche sono stati molto carini, però non, anche lì non ci sono soldi. Abbiamo provato anche dai privati, e lì paradossalmente i privati, proprio aziende, cioè abbiamo provato Telecom, abbiamo provato Amplifon, perché c'erano i non udenti, quindi siamo andati proprio mirati. Idea interessantissima, e lì la cosa meravigliosa è: idea interessantissima, ma volete pochi soldi. Noi come volete? Aspetta, ne vogliamo di più, vogliamo tanto. In realtà quello che loro vogliono dire è che non si muovono per cose così piccole, il che ha anche perfettamente senso, nel senso che una compagnia come Telecom sponsorizza la Serie A, non sponsorizzerà mai il viaggio dei Bugiardini a Edimburgo, fondamentalmente, perché che impatto può avere sul suo pubblico? Nonostante ci abbiano riconosciuto l'idea figa, bella, innovativa, tutto quello che ti pare, nonostante noi gliel'abbiamo venduta la comunicazione, la differenza, però dicevano: siete troppo piccoli ancora per riuscire a sponsorizzare un roba. Tipo, quelli di Lecce hanno portato il teatro tenda, no? E quindi hanno sopportato delle spese. Se voi vi agganciate, non so se quest'anno lo rifaranno, se loro hanno avuto una buona idea, hanno risparmiato i costi di gestione del teatro facendolo ancora, quindi gestivano loro gli orari. Se invece voi tutti rete in modo da ottimizzare per voi le spese, gestendo gli orari come volete. Questa può essere un'idea. Non esiste una rete del genere ancora, dovremmo crearla, e può essere un'ottima idea. Non adesso, cioè ormai è tardi, nel senso che ormai abbiamo già pagato tutto quello che dovevamo pagare, perché praticamente. Per cui la caratteristica per la quale si crea il punto di attrazione italiano. Sì, sì, perché può essere. Sa che lì ci sono gli spettacoli italiani, cioè c'è una pila anche differente. Può essere. Tieni presente che le compagnie sono, l'anno scorso italiane erano 4, credo, mi sembra. Quindi è una retina, però è comunque. Uh-huh. No, ma è un'idea, cioè, è un'idea molto interessante. Bisognerebbe mettersi a creare questa rete, ed è sicuramente una cosa valida. Se, io mi auguro che prossimamente le compagnie italiane a Fringe aumentino, in maniera tale che si possa davvero pensare a un discorso del genere che sia economicamente vantaggioso per tutti. Adesso ci possiamo cominciare a pensare, perché secondo me potremmo trovare qualcosa, anche semplicemente banalmente per il trasporto dei materiali. Un conto è se trasportiamo noi i nostri materiali, un conto è se li trasportiamo in 4 dividendo le spese di un pulmino che comunque viaggia, no? Cioè, noi quest'anno abbiamo pensato di viaggiare in pullman, soprattutto perché inizialmente volevamo fare delle tappe lungo l'Europa di spettacoli. Il problema è che ne avevamo trovate 2, che erano una in Belgio e una in Spagna, quindi per arrivare ad Edimburgo non era proprio comodissimo. In quel dovrebbe essere, piuttosto che fare finanziamento dall'alto, fare risparmio dal basso. Esatto, esatto. Sì, sì, questo potrebbe essere un'ottima idea, alla quale magari potremmo pensare per il terzo anno, se quest'anno non moriremo di stenti in quel di Edimburgo. E, ok, altre domande, osservazioni, curiosità su qualsiasi cosa vi venga in mente?
Ok. Sì, prima l'altra cosa che vi stavo dicendo prima, appunto, i privati ci siamo fatti aiutare anche da alcuni esperti nel settore marketing. In effetti tutti ci dicono che l'idea è molto figa, ma come vi dicevo prima siamo troppo piccoli, quindi i privati non ti finanziano. Abbiamo provato, tra l'altro noi avevamo questa cosa che era molto figa, e l'unica cosa che avevamo trovato era un posto di Edimburgo in cui noi gli avevamo detto: visto che avete visto il video che proiettiamo all'inizio dello spettacolo, vi facciamo uno spot anni 20 e lo proiettiamo prima dell'inizio dello spettacolo, come avviene nei cinema adesso, in maniera tale che la gente esca dallo spettacolo e vada nel vostro locale perché l'ha visto prima dello spettacolo. Tutto bello, tutto figo, ma non ci avevano una lira perché non ci avevano disponibilità economica, e quindi non siamo riusciti a chiudere. Speriamo magari un domani di riuscire a fare di meglio. No. Domande. Ok, sono stato troppo veloce, no, non lo so. Ok, grazie. Allora, no, io so che ora vorrei chiedere una cosa anche a Marcella, no? Visto che ieri mi hai parlato del crowdfunding che voi state provando a fare, che cosa ti sembra anche alla luce della discussione che abbiamo fatto adesso, se posso domandare. No, noi stiamo in realtà a livello proprio meno terra-terra, perché stiamo praticamente abbiamo già finito le riprese di un documentario con due partner europei, e sulla disoccupazione. Uh-huh. Quindi abbiamo preso un disoccupato di qui, cioè hanno scelto un disoccupato di qui, un disoccupato danese, un disoccupato polacco, e verrà fuori un documentario di una trentina di minuti, quindi 10 minuti diciamo a personaggio, e volevamo appunto aprire il nostro spazietto sul di nuovo, ma siamo veramente in una fase embrionale. Però cioè noi non è che siamo partiti meglio di te, cioè nel senso noi siamo partiti dicendo: ok, c'è sta roba, proviamo a farla, e quindi siamo messi attorno a un tavolo, abbiamo cercato la piattaforma giusta, e quando l'abbiamo trovata abbiamo cominciato a discutere tra di noi, abbiamo creato tutta quella roba che tu vedi su Indiegogo, l'abbiamo pensata noi, sapendo che potevamo andarci a schiantare. Io quello che ti posso dire è che le cose fondamentali per noi sono state la chiarezza in quello che volevamo fare, il metterci la faccia in maniera tale che fosse chiaro chi eravamo noi, e avere una bella rete di contatti, perché è una cosa che avevo lasciato in sospeso e che volevo dire prima. Quando vi ho detto che noi avevamo fatto il casting per avere lo spettacolo, in realtà abbiamo fatto un po', abbiamo scoperto dopo, anche un po' una furbata, perché prendendo persone da diverse compagnie abbiamo allargato tantissimo la nostra rete, perché quelle persone fanno parte di una compagnia che magari non era legata alla nostra, però lo è diventata, e quindi si è portata appresso tutta la sua rete. Noi abbiamo avuto una penetrazione dei nostri video clamorosa, che non ci aspettavamo, enorme, su Facebook, e lo hanno condiviso in tantissimi, ognuno perché magari conosceva la persona che faceva parte del progetto, perché conosceva qualcuno che conosceva la persona che faceva parte. Con quei famosi due gradi di separazione siamo arrivati a tantissimi donatori, tantissimi. Sono 150, possono sembrare pochi, ma in realtà sono tanti se pensi a un progetto che non c'ha un nome dietro, che non c'ha un VIP dietro, che non c'ha una donazione, e non ci sono parenti, ci sono qualche amico, ma sicuramente non ci sono parenti, e noi non abbiamo barato, non abbiamo messo del denaro noi per farcelo tornare, anche perché grazie al cielo non ce ne sarebbe stato bisogno. Quindi è solo una questione di capire quanti soldi, per esempio, pensate di chiedere. Perché tra l'altro eravamo noi italiani che eravamo partiti, facciamo il crowdfunding della parte diciamo italiana per finanziarci noi, gli altri non sono praticamente interessati alla cosa, perché tanto loro più o meno le spese le hanno in qualche modo comunque coperte,
okay. A parte il finanziamento, diciamo, vinto, ma quelli sono i costi vivi per dotarci tutti e tre i gruppi dello stesso materiale, per girare, insomma, più o meno le stesse cose con, la stessa, con le stesse... Sì, la difficoltà sarà convincere i tuoi donatori che 1000 euro è una cifra giusta e non è né troppo poco né troppo né tanto per quello che tu vuoi fare. Per esempio, noi abbiamo tutta la parte di riprese già più o meno completa, ma non abbiamo montato ancora, siamo in fase, per cui che facciamo? Facciamo prima il video e poi su questo basiamo la presentazione, facciamo prima una presentazione e poi già che... Metteteci la faccia, sicuramente metteteci la vostra faccia, cioè fate vedere a chi vi dona chi siete, non solo il freddo progetto. Io l'esperienza che ho, quasi tutti i freddi progetti che io ho visto non sono mai arrivati. Ora non è una riprova, magari c'è il freddo progetto geniale che viene finanziato, non è un teorema. Per mettere la pagina Facebook, magari dai un'occhiata per vedere. Sì, la vostra? Sì. Certo. Youth for Change. Aspetta che... come si chiama? Youth, scusami, non avevo capito. For Change, basta. Questo dovrebbe, sì. Malaysia? No. No, aspetta. Ma è su Facebook, come hai detto, no? Sì, però scrivo tutto. Aspetta che la rete non sta bene. Youth for Change. Questo? No. Questo? No. Sì, sì. Scrivi tu. No, caricami. Cioè? È l'associazione... Ah, vulcani, sì. Fosse un avverbio, ok, vulcani. Questa, Lecce, immagino sarà questa. Questo. Youth for Change, è la pagina Indiegogo. No, non c'è ancora. Ah, ok, non l'avete ancora fatto. Però, per esempio, abbiamo fatto questo piccolo... Ok. Ok, così lo vedete tutti. Ok. Un'altra roba che vi può aiutare, proprio tecnicamente, veramente tecnicamente, è ridurre il numero di click che passano al raggiungimento della vostra pagina. Cioè, noi, per raggiungere la nostra pagina, avrebbero dovuto scrivere quella roba lì. Ok? E quindi noi tecnicamente abbiamo creato www.silentimprov.com, che è il nostro sito, slash elpass, e lo abbiamo ossessivamente ripetuto in quel video che avete visto prima, e cliccando su questo sito viene ridirezionato a Indiegogo, ok? E questa è una cosa molto comoda, perché altrimenti la gente si snerva. Ecco, in questo Indiegogo è meglio di altre piattaforme. La donazione con Indiegogo avviene in 3 click, cioè clicchi su dona, metti le tue password, clicchi e hai donato, e non devi fare nient'altro, attraverso carta di credito o PayPal, ed è una gran comodità, e incontrerai le resistenze di chi dice ma io la carta di credito su internet non la metto, nel 21° secolo, però sì, questo capita, e per questo c'è PayPal, ok? L'alternativa, o PostePay, l'alternativa è che noi ogni tanto abbiamo fatto donazioni a mano, cioè donazioni che vengono fatte a mano a noi, e noi attraverso la carta di credito le versiamo, attraverso PayPal che non c'ha commissioni, le versiamo su Indiegogo, che la carta di credito c'ha anche una commissione quando paghi Indiegogo, PayPal invece non ne ha dal tuo lato, ce l'ha dal lato Indiegogo, ma sono cavoli di loro. E... per avere comunque una visibilità sul mondo. C'era. Sì, sì, c'era. C'era pure. Ah, tu dici perché abbiamo fatto il doppio sito? Perché anche lì il motivo era strettamente tecnico. Intanto volevamo avere un sito specifico per il progetto Muto. E poi perché non avevamo le risorse per tradurre in inglese tutto il sito dei Bugiardini. E quindi ripartendo da zero e parte. Vostro sito. Appunto, avremmo dovuto comunque tradurre tutto il sito in inglese,
A meno di non far scrivere all'utente www.bugiardini.it/il film muto improvvisato o comunque silent muto, comunque troppa roba. Invece www.silentimpro.com, e se ci fa caso non è nemmeno sh, perché poi con quante h si scrive, con quante s, quindi abbiamo fatto proprio silent improv, roba in inglese facile che tutti capiscono, e in effetti il sito ci ha avuto un sacco di visualizzazioni, e ripeto, ci stiamo rivolgendo a un pubblico straniero, se ci fossimo rivolti a un pubblico italiano avremmo chiamato non a caso www.blueilmusical.it, è in italiano perché il sito è italiano ed è il sito del nostro progetto del musical improvvisato, ed è completamente diverso, cioè è anche quello staccato dal sito dei Bugiardini, che sono i due progetti più grossi produttivamente sui quali abbiamo investito tanto, e vorremmo che non ci si perdesse all'interno dei vari progetti Bugiardini per individuarli. La rete non è molto performante, ma vi giuro che non abbiamo fatto un'enorme pagina bianca come sito del musical. Esatto, quindi quantomeno un minimo di blu lo dovremmo vedere. E poi quello back soon, perché è finita la stagione e tornerà a settembre. Quello su cui ci siamo un po' bloccati sono anche i perk. I perk? Sì, le ricompense. Quella per noi ci abbiamo messo un mese a discuterli e a chiarirli. E poi parlando hai detto anche che alla fine nessuno o molte poche persone hanno riscosso, no? Sì, alla fine soprattutto dei biglietti abbiamo riscontrato che soprattutto il pubblico più giovane riscuote i perk, il pubblico magari un pochino più âgé ti dona perché gli piace il progetto e gli interessa meno. La cosa fondamentale, fai dei perk che puoi mantenere, perché basta uno che non lo mantieni e sei rovinata. Cioè noi abbiamo passato il post fringe a incartare, a spedire spillette, cartoline, firmare tutto, e una per una l'abbiamo spedita o consegnata a mano o verificato che arrivasse a destinazione. Quella è una cosa fondamentale. Il crowdfunding, lo ripeto, è tutta reputazione, è solo reputazione. Cioè tu devi garantire a chi doni non solo che la tua idea sia figa, ma che quello che dici lo farai davvero, altrimenti non rischi di finire male, nel senso che basta il primo che scrive un commento, bam, sei rovinata. E i perk sono la cosa effettivamente più complicata del crowdfunding, e discuteteli tanto, convincetevi che vadano bene. Poi ripeto, sembra che parlo dall'esperienza dei 20 crowdfunding, in realtà uno l'ho fatto e ci è andata bene, però la nostra esperienza è stata discuterli un sacco e convincerci, e poi come hai visto quello da 5 euro non ha preso nessuno, quindi magari non era così accattivante, avremmo potuto fare di meglio, forse avremmo ottenuto di più, chi lo sa, non lo so. E in più il video, ricordati di non essere troppo fighi, perché se siete troppo fighi nel video il rischio grosso è che, non so se eri già arrivata quando ho detto nel video che non deve essere né troppo professionale né troppo scarso, quindi una via di, cioè non vi ci arrovagliate troppo, fate una roba abbastanza veloce e tenete la pagina aggiornata con foto del backstage dicendo sempre siamo vivi e siamo qua. E poi 1000 euro non mi sembra una cifra improponibile, dipende da quanto è grossa la vostra rete, se i partecipanti hanno una bella rete social, la spingono, la condividono su Twitter, su Facebook e riesce a smuovere, alla fine sono 200 donatori da 5 euro. E quasi, non li otterrai mai tutti da 5 euro, probabilmente otterrai anche di più, quindi insomma ce la puoi fare. E ti rivolgi al pubblico italiano, vero? Esclusivamente italiano? Noi alla fine sì, volevamo fare una cosa dalla nostra parte, perché comunque gli altri non ci ha detto che non avrebbero nemmeno il tempo, perché in realtà il tutto dovrebbe essere terminato entro fine luglio. Allora valuta anche però l'opportunità di Eppela o di produzioni dal basso, perché quelli hanno il vantaggio che è tutto in italiano il sito, che sembra un dettaglio ma un dettaglio non è, perché se c'hai zia Luisa che magari ti vuole donare ma su Indiegogo è in inglese e non riesce a capire com'è, su Eppela magari invece, o su produzioni dal basso, ammesso che zia Luisa riesca ad arrivare a Eppela e a produzioni dal basso, magari riesce a donarti, quindi
E poi in generale per i film produzioni dal basso, che comunque anche qui la rete non è particolarmente performante, funziona. Ecco appunto, qui da basso.com. Che adesso è un sito porno, no? Spero, spero di no. Essendo dal basso. Spero di no. Sì, vedi? Loro per esempio hanno chiesto 8.000 euro e l'hanno completato. C'è anche chi chiede solo 120 euro. Vivere alla grande, 4.540, 30 euro. Oh, 30 euro per fare crowdfunding, giusto perché lo puoi fare, perché se no non capisco perché. Sì, comunque in generale la cifra è tra i 1.000 e i 5.000 euro, poi dipende un po'. Però pensaci a produzioni dal basso. E chiaramente, ecco, un'altra roba che posso dire è che vedete c'è questa home page in cui alcuni progetti vengono messi in evidenza. Questa è una scelta di Indiegogo, almeno per Indiegogo era così, immagino che per produzione al basso sia simile. È una scelta loro in funzione di quanto il tuo progetto viene visto e viene donato. Più viene donato, viene portato su. Poi se viene donato troppo, per cui stai andando rapidamente alla conclusione, viene riportato giù. Quando mancano pochi giorni viene riportato in vista. Quindi in produzione dal basso ce l'avrete sempre in... cioè loro vi aiuteranno a portarlo in vista e a poterci cliccare facilmente, perché dipende molto dal numero di click che tu ottieni per le donazioni. E quindi sì, i perk sono fondamentali. E pensate a qualcosa di molto creativo dal punto di vista dei doni: una partecipazione al film, la presenza in sala di montaggio, qualcosa che magari gli può interessare. Lo spettacolo, noi facevamo lo spettacolo privato, quindi qualcosa che possa essere la copia del DVD, la più classica, oppure l'inserimento di titoli di testa, inserimento di titoli di coda, roba che funziona. E non avere il timore di, ecco un'altra cosa importante, non avere il timore di ispirarti a cose che hanno fatto gli altri su Apple o su produzione dal basso. Noi lo facemmo sul consiglio di Indiegogo, ci disse cercate progetti simili ai vostri, vedete quello che hanno fatto gli altri, soprattutto quelli che hanno funzionato, e non dico copiateli, ma insomma ispiratevene un bel po'. E quindi noi siamo partiti da quella base per poi ottenere qualcosa che fosse funzionale al nostro progetto. Però insomma non aver paura di ispirarti agli altri, no. Nessuno si offende per questa cosa, perché avete fatto la stessa cosa, non c'è una policy. No, finisci. No, prego. Concludere questo perché poi volevo dire un aspetto per me fondamentale, poi quando abbiamo immaginato di organizzare i laboratori dal basso, era proprio quello di cercare di intercettare anche le esigenze non solo nostre ma quelle del settore, no? Quindi abbiamo immaginato dei laboratori, ad esempio questo in particolare del crowdfunding, è un aspetto che io personalmente non trovo particolarmente utile per noi proprio in questo momento, in questo caso, però conoscevamo Francesco, l'abbiamo conosciuto, abbiamo pensato potesse essere utile per altri, no? E quindi la domanda che vi faccio per noi diventa importante è: che cosa vi ha spinto a venire qui per esempio per questo modulo? Avete un progetto, avete un'idea, volevate semplicemente sapere di che cosa si tratta o così via? Questo è utile per noi poi per capire che tipo di progettazione abbiamo fatto, perché c'è una platea di 25-30 persone questo oggi che insomma, che una bella giornata ci sarebbe andare male tradotto, perché non sarebbe male cioè a me fa molto piacere insomma vedere questo, perché vuol dire che sicuramente il tema dei fondi è un tema estremamente attuale. Ci sono queste modalità che sono anche nuove, quindi chi se la sente? No, cioè anche per me era particolarmente motivante, diciamo, in questo momento, però era per capire se nella platea c'era questo interesse, no? Diciamo, rispetto al nostro territorio. Per cui che come l'hai trovato, diciamo, adesso quasi a posteriore caso, diciamo. È estremamente interessante perché comunque ci sono
delle possibilità, cioè di ampliare, no? Un po' anche quello che è proprio modo, insomma, di vedere, di proporsi, di sentire e di capirle le cose. A livello personale, per quanto mi riguarda, di base mi interessava molto l'idea proprio del concetto di come trovare i soldi per fare che cosa, a prescindere, quindi tra le varie modalità anche questa. In particolare sotto, per quanto riguarda il settore artistico, ovviamente si avverte da parte di tutti la difficoltà a trovare qualcuno che ti dà del denaro per fare qualcosa, soprattutto nelle istituzioni, facilissimo. Per cui molto spesso chi ha già denaro, chi ha già posizioni ben avviate, trova facilmente dei finanziamenti, chi non ha, ma ne parlavo già l'anno scorso di questa questione. Chi invece si avvia a fare qualcosa, un po' perché il concetto della sicurezza, che secondo me prescinde un po' dall'improvvisazione, ma attiene proprio al fatto che pochi si focalizzano sul trend che tu puoi, già garantisci o potresti garantire, che focalizzano pochissimi, per cui pochi si interessano a investire nel concetto stesso dell'investimento, no? Su un'attività che possa avere degli sviluppi. Quindi necessariamente se qualcuno si affaccia, soprattutto investe singola, personale, nel campo dell'arte, ha la necessità di fare da sé. E quindi oggi, stamattina, mi aspettavo che venissero fuori le possibilità di analizzare come uno può fare da sé per ottenere qualcosa, visto che è un lavoro che non ti garantisce lo stipendio fisso. La domanda era carina, no? Quanto ci guadagna? Cioè io posso pensare di campare questa cosa? Altrimenti vado a fare i villaggi. Almeno come secondo lavoro, lavorando col villaggio. Cioè la domanda ti hanno dato contro, ma in realtà era la domanda fondamentale della mattinata. Cioè per me è un lavoro, può diventare un lavoro. Un secondo lavoro. Un secondo lavoro. E probabilmente non è così scontato che lo possa diventare, tanto che molta gente è interessata a capire come si può fare per farlo diventare un primo, un secondo lavoro almeno. Per cui di base mi interessa. Aggiungo. Sul fatto che ti interessava come fare da soli, ti posso dire che effettivamente noi abbiamo proprio fatto completamente da soli, nel senso che a parte appunto l'aiuto di Indigo, che sono esperti del settore, non ci avevamo altre forze se non quelle interne che ci siamo scoperti avere tra di noi. Per quanto riguarda, quindi il crowdfunding può essere uno strumento per farcela da solo, da parte nostra avevamo una rete un pochino sviluppata, che si è estesa ancora di più, ma avevamo una rete sviluppata. Per quanto riguarda la domanda delle domande, se questo può diventare un lavoro, no, no, nel senso probabilmente sì, dipende dal tempo che tu ci dedichi, dall'esperienza che tu hai, come in tutte le cose. Se tu sei, almeno nel nostro campo, un formatore, tanto per fare un esempio, riconosciuto universalmente, e quindi può essere chiamato in giro a fare lezioni, a tenere workshop, a fare spettacoli, perché sei tu, perché non sei tra virgolette uno dei tanti che lo fanno, ma perché sei tu, allora sì. Ma se cerchi di farlo, ti posso dire, l'esperienza romana è che a Roma ci sono più attori che fontanelle, si dicono, di fontanelle ce ne sono tante, nel senso che molti attori non riescono a campare a Roma, figura degli improvvisatori che sono visti meno degli attori, no, normalmente, quindi è difficilissimo. Noi siamo stati, quando eravamo a Chicago, da Charna Elpern, un altro guru dell'improvvisazione, che c'ha il teatro che si chiama Io, che è uno dei teatri più grossi, lei ci ha detto, a Chicago lei che c'è, ci ha detto scordatevi di campare con gli spettacoli. Ha detto non lo farete mai, camperete con le lezioni. Infatti mi è andata bene, perché oltre che tariffa, io non deciso se fare il villaggio turistico o prendere in ginecca e andare a fare il colloquio per fare l'animatore, eccetera, fare un corso a pagamento con un ballerino della Campagna Cacà, che aveva la sede su Lecce, vicino a Piazza Mazzini, vicino a Porta San Biagio. Ve lo ricordo un po', sono sentito nel canto, cioè del book, bisogna fare canto, ballo, recitazione, bisognava fare tutto. Insomma, alla fine mi sono scritto ingegneria nella mente. Mi piacerebbe fare, trasformare il lobby in un mezzo secondo lavoro, ma quello è diverso, nel senso che se poi tu vuoi trasformare un hobby, cioè se lo fai come secondo lavoro qualcosa magari riesci pure l'importante è che sia un hobby a sbagliare.
No, nel senso che invece io personalmente, così come i miei colleghi Bugiardini, vorremmo farne un lavoro ed è difficile perché comunque sia c'è un sacco di... Comunque il secondo lavoro viene già spassato, cioè te paghi delle lezioni a loro che ti insegnano a te e poi dopo... come trasformare la tua hobby in un secondo lavoro. Così nel frattempo noi ci diventiamo. Preso dal tuo lavoro di ingegneria, loro ti... Cioè, tu hai fatto bene a studiare ingegneria perché fate un lavoro per entrambi adesso. Ma non penso che sia un'esperienza molto diversa da quella della maggior parte delle persone che cercano un'esperienza dal punto di vista artistico. Cioè, c'è il paradosso famoso, contemporaneamente devi dedicargli un sacco di tempo, ma sto tempo non te lo paga nessuno, quindi non ce l'ha. Ripeto, di nuovo, non entrerò nel discorso, ma c'è una differenza culturale. E qui combatti per fare quello, da altre parti combatti per fare bene quello. Cioè, c'è una differenza fondamentale. Sì, quindi, infatti, questo è il passaggio. Perché quando tu dici, se io faccio formazione, però fare formazione, è chiaro che tu riesci a fare formazione perché fai anche l'attore, ma non è fare l'attore. Eh no, certo. Quindi non è, la questione è la domanda delle domande, io posso fare solo l'attore? Perché poi non tutti sono predisposti a fare formazione. Se, certo. Se formatore è un altro mestiere. Secondo la mia esperienza, no, nel senso è molto difficile, poi magari dipende anche dal contesto geotemporale, nel senso che magari non qui in Italia non ora, non so come che cosa accadrà fra un anno, non so quanti di noi fra un anno saranno ancora in questo paese e quanti saranno andati da un'altra parte, questo non te lo so dire. Di certo quello che ti posso dire è che questa tizia americana, famosissima, comunque mi ha detto scordati di campare con gli spettacoli, camperai con le lezioni se vuoi campare di questo, quindi mi fa pensare che il problema di campare solo con gli spettacoli sia comune. D'altra parte, o sei un, non lo so, mi domando se i grossi attori, i nomi, campano comunque solo di spettacoli. Immagino di no. Alcune interviste anche di nomi noti, attori di teatro, parlo per attori di cinema, sì, molte interviste, non si può, i personaggi ben noti nel teatro che hanno tranquillamente detto che la TV è detta realmente la regia. Cioè, i soldi. Ah, questo se avevate dei dubbi lo svelo io, non c'è cinema, paragone con quei soldi. TV e cinema, cinema degli anni 60, 70, molto attori noti. È il cinema di quegli anni che gli ha dato. Che vi piaccia o no, in questo momento i soldi nello spettacolo sono in TV. Che vi piaccia, ma non c'è proprio paragone, Bianchetti mi ricordo mi fece una battuta, dice guarda, la vedi la mia compagnia, sono mezzi parenti, mezzi amici, e io sono il conduttore. Mi sa che mi produce questo? È la TV, questo è il mio gusto. Brignano, che si è portato adesso Lucantino a Broadway, pagandoselo, quei soldi della TV. Quindi porti questa tua esperienza. Ma non c'è paragone, cioè ragazzi, i soldi... Questo sgombriamo il campo dalle luci, ve lo dico perché lavoro in TV come autore e vedo i soldi che girano. Non c'è proprio paragone. Già adesso ce ne sono molti meno degli anni scorsi, perché la crisi è arrivata pure lì, il ritardo rispetto a tutto il resto, ma è arrivata anche lì. Comunque non c'è paragone. Se io devo pensare comunque alla domanda che diceva Fabio, no? Rispetto a prescindere un po' dal tema, nello specifico, il laboratorio dal basso, perché io lo vedo con simpatia, tanto che ho detto ci voglio ritornare quest'anno, perché avverto la necessità e la consapevolezza, ma lo avvertivo già, voi mi date conferma, che fare l'artista non è semplicemente saper recitare, come qualunque altro mestiere non è semplicemente saper fare qualcosa, ma è saper fare l'economista di se stesso. Per cui ben venga il laboratorio dal basso, che non mi dice soltanto come devo stare sul palco, ma soprattutto mi dice come devo fare a raccogliere i soldi per stare sul palco. E questo è un valore molto forte, il valore aggiunto di questo laboratorio dal basso, organizzato non soltanto per dirmi, e questo penso che fosse la filosofia, per dirmi è giusto stare sul palco, ma non solo perché voglio creare delle professionalità all'atere, ma proprio perché chi già sta sul palco deve anche saper fare l'economista di se stesso. E la giornata di oggi dovrebbe dare uno strumento a chiunque, ma che sia arte, che sia musica, che sia voglio dire che sia teatro, che sia musica, che sia anche fare dipendente. Uno deve comunque riuscire ad ottimizzare se stesso nel profilo economico delle proprie risorse, che poi gli permettono di fare il lavoro dei sogni. Io sono d'accordo con quello che dici, secondo me anche in base al discorso che abbiamo fatto ieri, che è venuto fuori anche dai due giorni precedenti della discussione, però questo non deve portare l'artista ad una concezione ancora più vecchia che quella che l'artista fa, l'artista, il promoter, si fa il sito internet, eccetera.
ma bisogna passare a un concetto di rete. È ovvio che questa è la cosa. Poi l'artista, come dicevamo anche ieri, per chi c'era, può anche essere quello che monta la scenografia, eccetera. Però è chiaro che la professionalità dell'artista, a mio modo di vedere, deve rimanere focalizzata su quell'aspetto. Tuttavia l'artista da solo è una monade, c'è bisogno di fare rete per capire. Poi loro hanno all'interno, per esempio, una professionalità che fa la grafica, che, anzi lo studio grafico mi dicevi che è esterno, ovviamente, perché poi quando sale il livello, però il girato, il montato è stato frutto di alcune professionalità che loro hanno all'interno del proprio gruppo, ma sono già un gruppo di attori sbarra qualcos'altro, quindi chi è formatore, chi è videomaker, chi è regista e così via. A mio modo di vedere la soluzione è proprio quella, cioè di creare questo sistema. Sono con te e aggiungo in più però che la possibilità di affidarmi, se io sono un artista, per decidere di affidarmi ad una struttura laterale, collaterale rispetto alla mia attività, mi viene naturale, e da qui il concetto per cui mi devo emancipare dall'idea non solo legata all'ambiente dell'arte, spero di essere chiara, per il fatto che se io mi affido ad una struttura che retribuisco per quel servizio, devo però avere consapevolezza di che cosa vuol dire professionalmente fare quel servizio, per cui il laboratorio di oggi mi permette di capire che c'è una professionalità che viene retribuita perché ha dei contenuti di professionalità, perché io stesso, se mi dovessi porre il problema di farlo da solo, sarebbe complicato farlo. È chiaro, sì. Spero che sia chiaro. Io però divento consapevole di cosa vuol dire doverlo fare, e oggi me ne rendo conto perché devo trovare i modi eventualmente per farmi, riesco anche a capire perché pago un servizio a chi lo fa professionalmente. Questo è un passo in avanti che spero avvenga. Sì, ieri abbiamo visto anche un altro particolare, non di secondo livello, che è quello che non necessariamente tutte le professionalità devono essere retribuite, ma è un concetto di network, che non è il concetto di acquisto dei servizi da una società o vado presso un'agenzia, può essere superato da una logica sociale differente tra artisti e operatori. Quindi anche il sottotitolo del laboratorio dal basso in generale, appunto, alla parola network, no? Networking tra imprese teatrali che può essere anche un artista, proprio perché ci sentiamo di dare lo spinto. Secondo me, che diceva prima, insieme come rete dal basso si permette di risparmiare rispetto a... Certo. Sì, certo. Il crowdfunding stesso si basa sul concetto di rete, senza il concetto di rete non ce l'avresti, nel senso che se non è una rete sufficientemente estesa, e questo è il rischio della questione, il rischio è che la gente non gli arrivi il tuo messaggio, per cui noi siamo stati fortunati perché negli anni ci eravamo costruiti una rete abbastanza stabile e l'abbiamo allargata ancora di più inserendo nel gruppo persone che non facevano parte di questa rete, quindi si è allargata enormemente. C'è una domanda, prima di fare proprio crowdfunding tramite Indiegogo, avete fatto negli anni magari crowdfunding però locale? Non avevamo fatto nulla del genere, non avevamo raccolto nessun tipo di fondo in nessuna, ma avevamo fatto delle serate di beneficenza, ma significa donare l'incasso della serata a quell'ente di beneficenza, ma niente che fosse davvero una raccolta di rete, esatto, finalizzata a noi. È stato il primo esperimento e forse è stata anche quella un po' la forza. L'altra forza importante, qui non ti do una bella notizia, era sicuramente che noi siamo stati i primi a fare questa cosa qui, perché ti porto subito dopo l'esempio del Milano Impro Festival, sempre perché è legato all'improvvisazione, che hanno fatto il crowdfunding per organizzare un festival di improvvisazione, okay? E hanno chiesto 4.000 euro. Non l'hanno completato, sono arrivati a 2.200 euro e noi ci siamo fatti un sacco di domande, ci siamo detti la rete è più o meno la stessa, più o meno, perché probabilmente noi ce ne avremo, non so, una diversa, delle componenti saranno diverse, però insomma si basa sempre sulla rete degli improvvisatori e tutto quello che ci sta attorno, però non arriviamo a chi si occupa di pittura, per esempio, no? Okay. Quindi la rete è tutta quella che ci sta attorno. Perché non ci sono riusciti? Hanno chiesto meno, perché non ci sono riusciti? Forse perché l'idea è meno accattivante, ok, va bene, può essere. Forse perché noi siamo stati i primi e quindi quando la stessa rete vede per la seconda volta un crowdfunding e dice ho già dato, grazie, la vede come se finanziasse la stessa... la rete si percepisce come un soggetto unico e quindi dici sta cosa l'abbiamo già finanziata,
Tante domande e non tantissime risposte. La prima risposta che mi viene in mente è che se io penso all'organizzazione di un festival, penso che comunque quel festival dovrebbe avere nell'organizzazione degli sponsor, per esempio, la possibilità da già di trovare dei fondi, mentre capisco molto di più l'idea che una compagnia in economia gli cerchi la possibilità di finanziarli ideologicamente. Sì, sì, infatti anche io. Ritengo che sia semplicemente una valutazione di. C'è un'intimità. Ecco perché ti dico di metterci la faccia, capito? Ecco perché ti dico di far capire che siete voi che avete bisogno di questa roba, che non ci sono istituzioni alle spalle, perché se no vi viene detto ma fateli dai soldi, fateli dalle istituzioni. Cioè l'idea è un po' sono io o il mio gruppo contro il mondo, cioè devo riuscire a fare sta cosa e non ci riesco. Come Davide Prolia, no? Sì, i produttori dice, tu guardi, se vai su Indiegogo, guardi quelli che producono oggetti, sono sempre io ho avuto questa cosa, ho bisogno di soldi per farla. Oppure noi, io e i miei amici abbiamo avuto questa cosa, abbiamo bisogno di soldi per farla. Poi molti di Indiegogo hanno avuto la fortuna di trovare delle aziende che dicono, ah, questa cosa è fighissima, te la produco io, e poi dopo sta a te decidere se puoi vendere l'idea o no. Però è possibile anche questo, è possibile che tu metta la tua cosa e trovi un produttore che ti dica, ah, questo progetto è fighissimo, me ne innamoro, te lo produco e parliamone, ok? Questa cosa può essere. Però ti dicevo, non è una bella notizia per te, perché di progetti sul cinema ce ne sono tanti, quindi che cosa rende il vostro progetto tanto unico da farmi dire sì, dono a questo e non dono a quello che sta a fianco nella pagina di Eppela, che è proprio a fianco a te, che dice io film. Io punterei sul concetto di sostegno per la disoccupazione. Cioè, è brutto e cinico dirlo, no? Però la donazione dove funziona, dove c'è un disagio. Cioè, io dono per chi sta male fisicamente, per chi mi fa, tra virgolette, capite cosa voglio dire? Non voglio dire che bisogna puntare su quella idea, però fra chi mi fa pena, no? Per cui io in modo compassionevole decido di dire se devo donare qualcuno lo dono a chi ha bisogno di averlo. Sì, però contemporaneamente non è esattamente questo lo spirito del crowdfunding, nel senso che non dovresti donare a chi ti fa pena, perché sennò c'è sempre chi ti fa più pena. Quindi dovresti donare qualcosa che ti piace, qualcosa a cui ti piace, qualcosa che dici cacchio, questa cosa è proprio figa e tu devi far trasmettere che questa, oppure chi la fa è proprio simpatico, cioè chi la fa credo che anche questo è un problema culturale. E in questo senso ci sono dei filoni, cioè se io dovessi istituire un modello per fare crowdfunding, no? Ci possono essere dei filoni, cioè fare crowdfunding puntando in base al tipo di progetto che devo sostenere, è un po' come il no profit, si punta sull'idea di sostenere un'idea vincente, si punta sull'idea di sostenere un'idea che altrimenti non potrebbe vincere. Allora, ti faccio vedere una cosa, se andiamo sul sito del Milano in proteste, così secondo me può essere anche una risposta, su una prova pratica, no? Su quello che abbiamo detto prima del livello. La domanda che per esempio io mi sono fatto è, ma perché io al Milano International Impro Festival devo dare un euro se già il Milano Impro questa cosa così? Poi ho visto sul sito ci sono una serie, se proprio sul sito si chiama MIM o qualcosa del genere. Allora questa è l'immagine, no? È un sito molto figo, ha una serie di pagine che si possono visitare, che sono tutte molto interessanti, ci sono dei workshop internazionali con artisti di livello stratosferico e sotto, non mi ricordo se proprio in questa pagina ci sono i partner, per esempio, ci sono una serie di partner istituzionali anche. Ora non ricordo se proprio qui, insomma, però c'è una spizza di partner istituzionali. E io mi chiedo, con tutto che è improvvisazione, perché devo dare un euro ancora? E questa è la domanda che sono magari sbagliando, no? Ma loro invece che dicono perché la voto? Cioè come hanno sponsorizzato? Per sostenere il testo. Visto così è di più, cioè se ci riprendiamo meglio. Ma io capisco, se non li prendo. Quello è un ragionamento secondo me che tutti facciamo quando ci troviamo davanti a un'offerta del genere. Cioè se questi stanno già molto bene, perché devono. Mentre il video che ci ha fatto vedere prima Francesco ispira un altro tipo di. Tocca un'altra parte della sfera emozionale. È troppo disagevole se lo rivediamo per caso. Quanto dura? No, dura 2 minuti e 40. Il video nuovo del nostro crowdfunding. Scusate, ci. Thank you.
e tutto girato nelle nostre case, capito? Affittato nel teatro, scritto da noi, fatto per un po' va sui due filoni, sia quello da un po' di dispiacere di dire che cioè un po' ti fa pena un po', però il prodotto deve sì, essere comunque, sì, no, ma comunque è una roba, spero almeno insomma l'obiettivo non fosse quello di fare pena, fosse una roba che ti fa pena, che ti fa pena ma in maniera simpatica, cioè non è che sai di cacchio se non glieli do questi muoiono, è una roba tipo, se non glieli do questi non fanno questa roba qui, che sembra molto carina. E come dicevo prima, con la scusa che c'è la parte iniziale e la parte centrale è molto cazzeggiosa, però nella parte finale noi le informazioni che servono per far capire cos'è le diamo fondamentalmente tutte, per cui e il giochino dei 4.988 euro rompe la parete, cioè fa dire ah ok, effettivamente chiedono proprio 4.988 euro, quindi sono realmente loro quelli che stanno chiedendo i soldi. Poi chiaramente c'era il legame al sito in cui loro trovavano tutte i nostri bio, le nostre foto, e vedevano che effettivamente eravamo proprio noi. E come dicevo, più volte lo ripeto sto video e più mi accorgo degli errori, delle inquadrature sbagliate, delle robe che cambiano, però fa parte del gioco, cioè non ci siamo stati troppo, l'abbiamo veramente girato in un pomeriggio e montato penso in due ore. Quindi cioè è una cosa allucinante dire tutto quello che devi dire in così poco tempo, in quel modo creare empatia, convincere, che non è pena, è proprio mi piace. Era una provocazione, sì, sì, no, che ci sta, voglio dire, però non è proprio dire sì, in questo noi siamo stati fortunati perché appunto io di mestiere faccio l'autore e quindi a scrivere sta roba ci avrò messo un quarto d'ora, il tecnico luci, cioè la nostra tecnica luci fa anche la direttrice della fotografia, quindi volutamente male ma l'ha fatto, cioè nel senso mettendo le luci molto alla svelta ma l'ha fatto, cioè, abbiamo un videomaker, cioè, abbiamo un montatore, ce la siamo un po' accozzata, nel vostro caso dovrebbe più o meno essere simile, nel senso dovete solo stare attenti a non fare troppo i fighi perché sennò viene particolarmente bene. Comunque su un'altra cosa che non ho detto, su YouTube ci sono una montagna di video tutorial che ti guidano a fare il video per il crowdfunding o a lanciare campagne di crowdfunding, e più o meno dicono tutte le stesse cose che sono grosso modo quelle che vi ho detto io, cioè non siate troppo fighi, state molto attenti alle ricompense, siate onesti, siate chiari, non vi inventate, cioè non mentite al vostro pubblico, perché semplici, sì, 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 non lo è, ripeto. Per esempio una cosa che manca da quello che è, cioè non vi siete presentati, questa cosa, cioè bisogna fare una presentazione, non bisogna farla, si va nel nostro. E la nostra presentazione era quando lui dice bravi bugiardini e basta. Cioè, ma non ha detto chi siete, cosa siete, perché lo fate. No, abbiamo pensato lì per lì, abbiamo pensato che forse non servisse. Invece magari serviva, avremmo ottenuto di più, cioè non ho. Se vai su internet c'è tutto questo. Non ho una riprova. Non c'è una ricetta, devi piacere. No, esatto, sì, non ho una riprova di questa roba qui. E quanto tempo avete raccolto? Non ho capito. In quanto tempo avete raccolti? Dal 2 giugno al 22 luglio, quindi in 40 giorni. E statisticamente all'inizio vai forte, poi ti fermi con ogni tanto qualche donazione e poi riacceleri alla fine. Quindi come è abbastanza intuibile, quando lanci la campagna ricevi un sacco di donazioni, poi ne ricevi uno ogni tanto e poi riaccelerano quando sta. E rispetto al sostegno della campagna, come vi siete comportati? Cioè voi l'avete lanciato, sì. Poi avete aspettato un po' di giorni e andava a morte. Quando avete visto che calava, vi siete approcciati in che modo? No, a parte noi siamo stati al limite della denuncia per stalking, credo. Tante volte abbiamo messo la cosa su tutti i punti del mondo, ma... quando la cosa si è fermata, come vi dicevo prima, più o meno a metà, ci ha contattato Indiegogo stessa dicendo datevi una sveglia, cioè svegliate la campagna, e quindi noi abbiamo realizzato il secondo video con i cellulari per mettere online, in cui ringraziavamo chi aveva donato e dicevamo dai, ancora non ce l'abbiamo fatta, riaiutateci, e c'è stata un'altra piccola accelerata. In più commenti, gallery, cioè noi quasi ogni giorno mettevamo una foto, un commentino, una roba che comunque tenesse sveglia la campagna, ok? Per cui va tenuta viva, sì, e poi l'avevamo condivisa veramente, ci odiava, c'è stato un periodo in cui ci odiavano, ecco, bisogna evitare l'effetto Aiazzone, quello che si chiama effetto Aiazzone, cioè che fai talmente la pubblicità e la gente smette di comprare i tuoi prodotti, no? Quindi è un equilibrio sottile, però insomma se lo condividi una volta al giorno, una volta ogni due giorni, è una cosa che si può fare tra Facebook e Twitter, te la cavi.
€1.000 secondo me ce la potete fare se ve la giocate bene, se allargate la vostra rete. Sì, ce la potete fare. Non ti preoccupare, spammeremo. Spamma e fai spammare soprattutto. Lì pietà. Lì dire all'amico, ti prego, condividi questa cosa. Tanto che ti costa, è un click. Ma lui la condivide, la vedono in 50, magari a qualcuno interessa, guarda che stanno facendo qui. Sì, però io penso che già il tema sia abbastanza di condivisione con le TV. Io ritengo che riprenderanno anche successivamente un pochissimo tempo. Sei autorizzato a fare gli scongiuri, siamo qui. Sì. Io sarei curioso di sentire anche gli altri pareri, cioè anche Corea, no? Che magari dare un parere, voi ci avete mai provato? No, ci avete mai pensato? No, fare buongiorno. No, lo dicevo, lo chiedevo prima a Franco perché dice forse funziona di più sui progetti piccoli, però è una riflessione che possiamo fare, che dobbiamo fare, quella di su alcune cose potremmo anche l'interesse sulle cose che facciamo già, sono anche abbastanza ben definite, potrebbe anche essere. Vediamo se riesco a ritrovare, ma probabilmente no. Un teatro, che volevano fondare un teatro, hanno chiesto $40.000 e l'hanno presi subito. Ah, sì. Dalla comunità cittadina, però non credo di trovarlo perché sì, non ricordo. Ah, noi volevamo sicuro la comunità cittadina. Noi no. Dalla comunità cittadina, hanno detto c'è questo stabile che è dismesso. Vogliamo rimetterlo su, facciamo un crowdfunding, aiutateci, $40.000 e le hanno ottenuti molto rapidamente. Sai che è successo a noi qui a Lecce all'epoca? Noi abbiamo acquistato un Ruder, eccetera, eccetera. Questo? Nel caso specifico il Ruder era questo. Durante la commissione edilizia un consigliere comunale ha detto, ragionando sull'ipotesi appunto di fare un teatro perché c'era bisogno di fare il cambiamento di estensione d'uso, perché questa è una vecchia fabbrica di mattoni, è stato capace di dire ma un teatro potrebbe anche arrecare disturbo al quartiere, sai, le macchine che arrivano. Io ho avuto questa è la realtà. Tanto per condividere una legge, io ho avuto una tremenda litigata. La zona urbana che si riqualifica. Gli attori, quella specie. Una tremenda litigata con un'amica, con un'attrice americana, non più amica da quel dico, no, con un'attrice americana che era in Italia e ci voleva convincere che noi eravamo dei pirla perché non avevamo il nostro teatro. E quindi ci diceva, vabbè, ma voi prendete una cantina, mettete delle sedie e cominciate. Quando il teatro sarà sempre pieno, avete fatto i soldi, vi spostate in una più grande. Poi vi spostate in una più grande fino a che non vi potete permettere il teatro. Io ho detto, bene, in America. Ho detto, qui in Italia, prendi la cantina, la apri, il giorno dopo arrivano i carabinieri, chiudi, finita la festa. No, ma che dici, voi dite così perché pensate negativo? Vabbè. E ci arrivai a discutere, quindi capisco benissimo tutti questi problemi, se pensi, dopo di che è successo? Che lei ha iniziato a fare spettacolo in Italia perché si è trasferita qui e dopo un mese mi è venuta a dire ma è scoraggiante fare spettacolo, è venuta nel nostro mondo. Apri la cantina, comincia a mettere sì, capito? Le perché diceva ma scusa, ma tutti la CIA e tutta questa roba negli Stati Uniti non c'è tutta questa roba. Io, adesso capisci perché è scoraggiante essere fare spettacoli qui. Quindi capisco benissimo, però chissà, magari se per esempio so che hanno restaurato delle cose attraverso il crowdfunding. No, ci dobbiamo pensare, qualcosa potrebbe anche. Dipende tutto dall'intensità emotiva della vostra campagna e dalla densità della vostra rete. Noi stiamo per realizzare un festival, il Capo dei Luoghi, per esempio, che mette insieme appunto l'idea di fare spettacoli in luoghi diversi dal teatro. E quello che magari il prossimo anno, quest'anno abbiamo avuto un minimo, l'anno scorso abbiamo fatto cofinanziando e rimettendoci, quest'anno abbiamo avuto un minimo di finanziamento, chissà che il prossimo anno aggiungiamo ad un eventuale esperienza. L'anno scorso era gratuito, pienissimo, un sacco di gente, delirio, allucinante. Comunque un'altra informazione che può essere utile è che io non, come vi ho detto, sono qui per condividere un'esperienza, cioè noi ci abbiamo provato, ci siamo riusciti, non sono laureato in crowdfunding, semplicemente fatto una cosa, ci sono riuscito, ho seguito dei consigli, li condivido con voi e vediamo che cosa. So che invece ci sono dei laureati in crowdfunding, ci sono davvero, cioè è un mestiere, quindi ci sono un sacco di persone che vi possono aiutare a impostare la vostra campagna.
e bisogna vedere se tra virgolette ne vale la pena, nel senso hanno un costo ovviamente come professionisti. Per esempio Eppela, ecco, questa è una cosa che avevo completamente rimosso ma adesso mi è venuta in mente. Eppela ti mette anche a disposizione la possibilità di rivolgerti a dei professionisti che ti aiutano nella guida della tua campagna, ti segnala dei siti in cui dice questi sono esperti in fundraising, in crowdfunding, quindi rivolgiti a loro, loro ti faranno la guida passo per passo. Sarebbe stata anche una cosa interessante, non ho mai scoperto il prezzo di questa roba perché poi abbiamo abbandonato la piattaforma per passare a Indiegogo, però esistono delle figure professionali che sicuramente a cui poter rivolgere, che sicuramente sono tra virgolette più tecniche e precise di me, però quando ti rivolgi a una rete come quella cittadina, ora non so l'internet, la digitalizzazione che c'ha Lecce, però perché è chiaramente una roba che funziona sul web, non è una roba che puoi andare casa per casa a chiedere i soldi, sarebbe... Se no ci forzano un comitato pesto, però... Noi lì c'è l'aspetto religioso che è imprescindibile. Questo non lo so. Però il Salento, vuol dire, merita a questo come il crowdfunding. cioè le cifre che girano, anche se anche lì minimo 5 c'è stato, minimo 5. Però sono numeri che poi permettono di portare spettacolo molto, le luminarie costano sì. Però lì c'è l'aspetto religioso, certo, che catalizza ovviamente, c'è l'identità campanilistica, il legame al luogo. Anzi adesso si è molto abbassato in alcuni comuni, sta quasi scomparendo, è diventato più difficoltoso, c'è più la motivazione. Guarda, la cosa che ho imparato dal crowdfunding, e te ve la ripeto, è che il crowdfunding è emotivo, cioè se quello è religioso e quindi dico credo e quindi alla parrocchia gli do 2 euro, qui è emotivo, cioè quello che tu mi dici, o mi stai simpatico, mi piace l'idea, lo devo fare, è emozione, non è troppa razionalità, perché di fatto sì, mi prendo il perk, mi prendo la compagnia, ma non è che ci guadagno granché, fondamentalmente sto facendo una donazione, quindi è emotivo, devo convincerti a farlo perché ti deve piacere quello che ti sto proponendo. Ti deve piacere chi lo sta proponendo. Questo è anche rispetto al discorso che abbiamo fatto ieri sulla comunicazione, internet, Facebook, eccetera, se non c'è dietro, oltre che un pensiero, anche una emozione, quello che fa parte tutto di una. Questo secondo me è anche addirittura negativo, perché se tu fai male la richiesta di crowdfunding, che viene preso per un morto di fame, che sta chiedendo dei soldi al contrario, o che sta cercando addirittura di speculare su qualcosa che già hai, dice facciamo anche questo. Esatto, questo è un rischio. Certo. Quindi è tutto legato sempre strettamente alla comunicazione. È un equilibrio, perché se tu fai un crowdfunding e dici ragazzi stiamo per fare una cosa fighissima, mi servono 300.000 euro, ma chi è che te do? Cioè tutti dicono vabbè non ci arriverai mai, lasciamo stare, non ce la fai. Quindi è l'equilibrio di cui vi parlavo all'inizio, cioè devi trovare quella cosa che non è né che ti fa dire vabbè ciao non ci arriverai mai, nemmeno di vabbè senti 30 euro il crowdfunding è 30 euro o stai a fare una provocazione, perché se no non ti serve a niente, manco nemmeno ciclisco. Però se trovate la giusta cifra per il giusto progetto, magari riuscite a farlo. Come si calcola non lo so, sicuramente vi possono aiutare, potete valutare voi, no? Devi fare un film, 1000 euro, non lo so, forse sono anche pochi, boh, non ti saprei dire, dipende da come riesci a illustrare il progetto. No, adesso sto utilizzando te come esempio, perdonaci se ti mettiamo in mezzo, però insomma è un esempio concreto da... Noi pensavamo che 5.000 euro, avevamo anche la possibilità di mostrare che fosse l'appartamento, abbiamo pensato che un terzo su 15.000 di spesa totale potesse essere una buona cosa. E ripeto, i miei colleghi, come diciamo nell'intervista di Sky, i miei colleghi non ci credevano, non ci hanno mai creduto, mai in un secondo, perché se ci pensi è assurdo che tu riesci a tirare su 5.000 euro dal niente. Infatti questa domanda che volevo fare all'interno del gruppo, come l'avete vissuta? Lo facevamo tutti perché lo dovevamo fare, quindi ci credevamo tutti, ma non ci credeva nessuno, cioè lo dovevamo fare, ma in realtà dentro di noi dicevamo ma... Però c'era un motivatore fra di voi, quello che ci credeva. Noi c'avevamo un ragazzo che è quello che parlava con me nell'intervista, che lavora molto nel settore della comunicazione e delle nuove tecnologie eccetera, quindi lui era quello che diceva no ragazzi guardate che lo so che non ci credete, ma questa cosa se la facciamo bene si può fare. Per cui è quello che ci ha un po' trascinato a tutti. Io mi ha convinto abbastanza presto, anche io ero disperato, quindi cercavo quei soldi, quindi vabbè l'ho fatto subito. Gli altri invece tutti non ci credevano mai, non ci hanno mai creduto davvero. L'abbiamo condiviso tutti, col massimo dell'entusiasmo, yeah! Però dentro di noi dicevamo ma quando mai riusciremo ad alzare 5.000 euro?
Quindi è vero che ci abbiamo avuto quella botta del teatro che ci ha dato 1000 euro come donazione ed è stata un'ottima cosa, però comunque senza quella stavamo a 4.500, quindi comunque stavamo messi non malissimo. Per cui... domanda tecnica, io posso vedere chi già ha donato? Cioè sì. L'esempio, cioè io vedo che il teatro vi ha già dato 1000 euro. La donazione è istantanea, nel momento in cui fa la donazione. Ma è tracciata? Sì, sì. Quindi nel momento in cui io entro nel tuo sito, non l'ho mai fatto, e vedo che il teatro, era un teatro... Sì, di Rimini, sì. Vi ha dato 1000 euro. Sì. Quindi diciamo che fa da credenziale rispetto a quello che è il mio atteggiamento nei vostri confronti. O pensi che questo tipo di processo psicologico non si crea? A parte il fatto che è vero che è pubblico, ma può anche essere messo anonimo, cioè tu che puoi donare puoi anche dire non voglio apparire, però questo può succedere, puoi vedere il nome di chi dona e dice vabbè ha donato lui, dono anch'io. Non solo, ma Indiegogo. Io mi fido di lui, mi fido. Indiegogo che è molto furbo, ti costringe a dire di no. Alla possibilità di condividere su Facebook la tua donazione, cioè tu doni e Indiegogo immediatamente dice ehi hai donato, condividi su Facebook che hai donato, e tu gli devi dire no grazie, altrimenti lo fai, cioè altrimenti condividi la tua donazione. Almeno era così quando l'ho fatto io, non so se nel frattempo era cambiato, cioè loro insistono che tu condivida la tua donazione con gli altri, perché gli altri vedendo la tua donazione dicono ah ha donato lui, magari sono anch'io, ok, e lo fanno per imitazione che funziona. Quindi si può fare o non si può sì, fare? Sì, lo puoi fare. Cioè non ti dicono di farlo necessariamente su Indiegogo? No, non è necessario, lo puoi fare, ti suggeriscono fortemente di farlo, è chiaro che conviene a tutti, nel senso che se tu condividi il fatto che hai donato a me mi conviene perché mi stai pubblicizzando la campagna. Questo volevo dire, quindi uno si può trovare anche uno sponsor che ha tutto l'interesse di essere visibile, di essere un capitoletto generoso. Certo. Sì, se c'hai degli indirizzi fornisci, io sono contentissimo di conoscere. Le pizzerie di Lecce sono tutte. Le? Le pizzerie di Lecce. Le pizzerie di tutto. Ma la donazione è effettiva, nel senso che chi dona già... Non è una promessa di donazione, è proprio una donazione. Okay. Soprattutto se fai... Allora, se fai il sistema flexible, cioè quello che abbiamo fatto noi, non appena donano i soldi ti vengono dati, ma prima Indiegogo se ne prende una parte, il 9%, e poi i soldi ti vengono dati. Quando hai raggiunto la cifra, se mai l'avrai raggiunta, Indiegogo ti restituisce la percentuale che ti deve, fatti i calcoli, perché passa dal 9 al 4%. Se invece usi il sistema del all or nothing, allora quelle sono promesse di donazione, cioè te le leva dalla carta, se le tiene Indiegogo e aspetta. Nel momento in cui arrivi alla cifra li dà a te, altrimenti li restituisce a tutti i donatori. Okay. Ma se non si arriva alla cifra si restituiscono? Se tu hai scelto quella formula lì, se non arrivi alla cifra anche solo per un euro, tu non... Sì, in effetti noi abbiamo partecipato per uno spettacolo per il Fringe Festival, Made in Ilva, partecipa quest'anno, abbiamo contribuito... Italiani al Fringe? Sì, Made in Ilva si chiama lo spettacolo, abbiamo fatto la donazione... appunto che non viene raggiunta diciamo la cifra. Cioè uno spettacolo a Fringe che è crowdfundato. Sì, sì. Come si chiama? Made in Ilva. Non sai la piattaforma però. No, B non mi ricordo, era no la piattaforma non la ricordo. Vabbè. Però ti porta automaticamente dal sito dello spettacolo, ti porta direttamente lì. E quindi mi dicevi che avete donato e verranno. Sì, c'è la possibilità, poi se non si raggiunge la cifra, mi diceva subito, in effetti. Eccoli qua, 10 sostenitori e 440 raccolti di 2000 richieste. Sì, scadeva fra 37 giorni. 37 giorni? E cioè i soldi mi vengono restituiti nel momento in cui non si viene raggiunta la cifra. Sì. Ma questo è come formula, voi che l'avete anche fatto? Cioè che avete... Si fa per dare maggiore affidabilità del soggetto che ti chiede i soldi? Cioè, se io posso prendere quello che tanto mi viene dato, decido di non prenderli e di restituirli perché voglio dimostrare di essere affidabile rispetto al progetto? È una questione ideologica, non sto capendo perché devo scegliere, perché o in base a che cosa posso scegliere l'uno? La percentuale che si trattiene la piattaforma. Se tu scegli la versione flexible, Indiegogo si trattiene il 9% se non arrivi al tuo. Tu scegli una versione flexible, cioè quello che arriva arriva e comunque stabilisci una quota, ok, che è 5.000 euro. Se tu arrivi a 2.000 euro comunque te li prendi, se hai scelto la versione flexible, però Indiegogo se ne tiene il 9%. Se tu arrivi a superi 5.000 euro, Indiegogo si tiene solo il 4%, quindi praticamente te ne ridà una parte. E invece con l'altro? Con l'altra direttamente il 4%, però devi arrivare a quella quota lì. No, io stavo
stavo pensando rispetto a chi mi fa la donazione, che sai. Premetto che noi quando abbiamo fatto la donazione non sapevamo che i soldi ci venivano restituiti. Okay, quindi non è una no, no, noi l'abbiamo fatto giusto perché ci interessava perché emotivamente, come giustamente. Sì, quello per il fatto che io sono di Taranto, no, a prescindere, non sapevo di questa. Perché a me sapere che qualcuno poi eventualmente me li dà mi fa pensare di più che i soldi che mi vengono chiesti effettivamente sono legati alla realizzazione di un progetto, quindi mi sembra più affidabile. E probabilmente va considerata anche questa variabile, nel senso che la all or nothing è probabilmente più drammatica come scelta, no? Nel senso che quindi è più. Niente, andiamo. Quindi è più emotiva forse, non lo so, sì, noi ce la siamo un pochino rischiata facendo, però abbiamo detto, fondamentalmente noi dentro ci siamo detti, senti, tanto noi ci andiamo lo stesso ormai, quindi tutto quello che prendiamo lo prendiamo, e alla fine è andata molto bene, quindi. Senti che infatti anche loro mettono le loro facce, anche loro si mostrano. Comunque i prezzi dei voli sono pazzeschi, perché abbiamo visto da Ciampino per Edimburgo 299 sono andata con la Ryanair. Mi conviene arrivare a Londra e prendere il pullman. Anche per fare un sacco di soldi. Pazzeschi. Noi facciamo tutti così. E quindi ho praticamente da qui a Edimburgo? No, non ce la fai. Due giorni di viaggio. Più grande che è rimasta in me è quella del. Ti conviene prendere l'aereo fino a Londra e poi da Londra a Edimburgo. Chi ti dice che se una persona se lo vede tutto il video? Anche il nostro, se ci va legato, è lungo, in alcuni momenti senti un po' di lentezza. Anche perché, insomma, se non lo sapete, è abbastanza noto che la permanenza di un video su YouTube è pochissima, cioè non la permanenza dello sguardo su un video di YouTube sono 40 secondi. Dopo il cambio per l'utente medio, quindi se lo devi acchiappare subito e non lo devi mandare via. Stimaci subito, bucciati. Devi raccontare. Per noi è stata l'idea che ci ha guidato nel video, mi piace come l'idea lo conosci, ma l'idea che ci ha guidato nel video è stata raccontare una storia. Quindi raccontiamo una storia, così acchiappiamo il pubblico e lo teniamo attaccato in teoria a vedersi 2 minuti e 30. Cerchiamo di farlo ridere e nel frattempo spieghiamo di quello che ci serve. Tutto questo racchiuso in un video è stato più o meno quella roba lì, però ripeto, noi avevamo il vantaggio di avere delle professionalità che fanno quello tra virgolette di mestiere, no? Io nella mia vita io scrivo anche spot televisivi, quindi so più o meno quello che dovrei fare per. Quindi ho avuto l'opportunità di avere più tempo. Fighissimo che vanno a Fringe, se mi capita vi andrò a vedere senz'altro. L'anno scorso c'era anche una compagnia di Lecce che è andata. Sì, me l'hanno detto. Erano quattro, credo, le compagnie italiane. C'era Pugni di Zolfo l'anno scorso, poi c'era questa compagnia di Lecce e poi c'era il famosissimo La Merda, se non l'avete visto, che è uno spettacolo che a Fringe fa sempre tutto esaurito. È una attrice, non so esattamente di dove, che recita nuda, è un monologo, e ha vinto super premi, è sempre tutto esaurito. E in Italia non trova un produttore, però questo è il nostro destino. Intanto il tempo reale su Twitter ci sta seguendo adesso crowdfunding forum, quindi esistono anche dei forum per chi può essere interessato sicuramente a prendere questa strada. Sì, lo ripeto, esistono sicuramente loro, che salutiamo perché ci stanno guardando, conosceranno anche delle realtà che vi possono aiutare, ma ancora più tecnicamente, io ho solo condiviso con voi l'esperienza, quindi insomma, ne esistono di realtà professionali, quindi se dovete fare un crowdfunding magari cercate oppure andate col cuore.
questo. Se c'è qualcun altro che vuole dirci qualcosa a proposito della domanda fatta un po' di tempo fa, oppure altrimenti io c'è un'altra cosa. Io, se nessuno vuole parlare, solo una piccola domanda, se lo sapete, però magari oltre al crowdfunding, che ormai diciamo è abbastanza non acclarato, esistono altre formule un po' più innovative, magari che nessuno conosce, che potreste suggerire o no? Che io conosca personalmente no. No. Questa, diciamo. Però se le conosci dimmene, perché noi però, per noi questa è innovatissima. Sì. Non l'abbiamo trovata innovativa, diciamo, okay. Come diciamo sostenitore. Ok, certo. Io no, non so cosa dirti. Ci possono essere delle formule creative, però non mi vengono in mente. Invece un'altra cosa che volevo dire a proposito del ruolo dell'attore che abbiamo detto prima, che la settimana prossima ci sarà la seconda settimana dei laboratori dal basso, sempre qui da mercoledì a venerdì. E mercoledì proprio ci sarà un attore che oltre a fare l'attore, per esempio, ha basato la sua carriera, diciamo, sulla formazione, che è Antonio Burt, che viene dal teatro a Monaco, e insomma, abbiamo anche visto qualcosa. Lui parlerà proprio del teatro, come il teatro può essere uno strumento di formazione anche aziendale. Quindi lui per esempio fa parte di una società che si occupa di fare formazione alle aziende attraverso il teatro e ci darà questo contributo proprio in questo senso. Il giorno successivo ci sarà Alessandro Cassoni, che invece è un esperto di teatro sensoriale, quindi come il teatro, quella giornata, la seconda, giovedì, sarà dedicata al turismo, quindi come il teatro può essere vissuto anche sempre non come solo performance, ma come maniera di far vivere allo spettatore un'esperienza. Annullando proprio il concetto di fatto di spettatore, ma portando quello che entra come spettatore a vivere un'esperienza insieme all'attore. Poi anche lo vedremo relativamente alla valorizzazione dei beni culturali in questo caso. Il pomeriggio ci sarà Cerminara, che è un altro esperto in questo caso di web marketing, e quindi ci parlerà di come le idee, per esempio teatrali, possono avere risorse dal web, però come promozione in questo caso. E poi concluderemo il venerdì, adesso non mi ricordo neanche con chi, però erano queste più o meno diciamo gli appuntamenti principali. Questo laboratorio nasce proprio per quello, cioè per provare a dare insieme ad alcuni esperti di carattere nazionale risorse nuove al teatro, cioè per ampliare un po' lo spettro, cercare di, perché di solo teatro un attore difficilmente può vivere, questo è un assunto che condividiamo. Ah, io vi ringrazio per avermi invitato qui, mi ha fatto un sacco piacere condividere l'esperienza con voi, anche perché è un'esperienza in corso, nel senso che vi ho raccontato quello che è stato e quello che è fino a oggi. Magari domani mi suona un produttore e ci compra lo spettacolo, ma non credo, me lo auguro, ma non credo. E se venite al Fringe ci trovate alla Griffon Venue, la venue col grifone, quindi non vi potete sbagliare, alle più o meno tarda serata, 5:15 tutti i giorni del Fringe, tranne la domenica che come qualcun altro ci riposiamo anche noi. E va bene, grazie mille, è stato un piacere avervi qui e grazie davvero. Grazie. Su Twitter i Bugiardini, su Facebook i Bugiardini, sul sito i Bugiardini, quindi abbastanza facile. Va bene, grazie. Cioè, cortesemente.